Quelli erille, quelli erille. Allora ragazzi, ognuno tranca la sua parabola. Esatto. Alfini è uscito dalla diretta che era mezzogiorno qua. Sì. Sono delle No, non parlare. Buonasera a tutti, buona epifania a tutti, Mike Fusco. Buonasera a tutti. Stop. Nicole Tosi. Ciao, ciao a tutti. Darione Pellegrini, come stai Dario? Ciao ragazzi, tutto bene, buona epifania, ma anche buon anno a tutti, per me è la prima volta sul GB quest'anno, quindi ne approfitto anche per farvi auguri. Cristina Colombo, il ritorno, ciao Cristina. Ciao, ciao a tutti, auguri. Convocato d'urgenza l'arbitro di più di 300 partite in Serie A di basket, pensate un po'. E, Maurizio Bigi, ciao Maurizio. Ciao Massimo e buonasera a tutti, ciao. Intanto Juanito ci saluta tutti, vedo e lo ringraziamo e lo risalutiamo tutti anche noi. Grazie Juanito per aver salutato tutto il gruppo, tutto il parterre presente qui. Scrivere un bel libro, ragazzi, non bastano mai qua i libri. Io ho vita eterna, assicurazione eterna su questi temi, lo sapete. Devo dire che oggi, allora, intanto diciamo un paio di cose subito. Andremo ovviamente tra poco verso Salerno, quello che ha detto Allegri, e poi avete visto le convocazioni. Ma che ci frega, qui la gente vuole il sangue. Arriviamo e andiamo da... non c'è neanche Federico Chiesa, oltre che Ambiaso, che ha la febbre. Questo lo diciamo per chi si fosse svegliato tardi. E avesse ancora qualche barlume di speranza per Salerno. Ma anche tenere lontana la terza, la quarta e il quinto sono comunque appunto un obiettivo importante. E poi c'è stata oggi l'Inter che ha vinto, non tutti magari lo sapete, però ecco, ha vinto 2-1 al 93esimo, con rigore sbagliato dal Verona al 96esimo, ed è successo un po' di tutto. Io non so, io vi faccio fare a tutti un'introduzione, complottisti e non complottisti, chi pensa al campo e chi pensa al fuori, il direttore sportivo del Verona scatenato, ho visto Dario che ha detto ok tutto, ma dice, ha detto ai lavori, può anche risparmiarsi certi termini, ognuno dirà la sua, parterre liberissimo di dire quello che vuole. Dai, facciamo una ventina di secondi a testa iniziali di riflessioni, momenti, sensazioni verso domani, quello che è accaduto oggi, scegliete voi la cartolina iniziale di Mike Fusco, Nicole, Dario, Cristina e Maurizio. Allora, io credo, non voglio credere nella malafede, anzi dirò di più, io credo che siano talmente scarsi che qualora volessero indirizzare una partita, un campionato, non ci riuscirebbero perché sono troppo scarsi. E parlo della classe arbitrale, non ne faccio tutta l'erba un fascio, non dico la classe arbitrale italiana, ma determinati esponenti che in questo momento fanno veramente la differenza in classifica, non solo a discapito della Juventus, ma secondo me anche a discapito di qualcun altro, perché non credo siano solo due o tre i punti regalati in 12 episodi dall'inizio dell'anno all'Inter, ma credo che siano molti di più, e potrebbero recriminare anche altre squadre, che secondo me è l'unica pecca che non fa saltare tutto, il fatto che dietro l'Inter ci sia la Juve, perché ci fosse stato un Napoli o un Milan sarebbe stata molto più, diciamo, cameratismo, molto più unione da parte degli inseguitrici verso un sistema non concordato, però verso un sistema di inadeguatezza arbitrale che sta portando l'Inter così in alto.
Questi sono i 20 secondi di Mike Fusco, ragazzi. Se qualcuno vuole, no? Cioè, così finisce praticamente lo streaming. Col primo giro le cartoline. Chiameremo la diretta le 6 cartoline di oggi. Vai, Nicole, tua, il tuo pensiero. Oggi un po' ci ho sperato, ovviamente. Perché poi, ovvio che dipende sempre anche da noi, perché poi sarebbe dipesa dalla nostra partita domani. Però ecco, il fatto di vedere le certezze dell'Inter crollare proprio all'ultima giornata di questa andata di campionato sarebbe stata una bella botta per loro, secondo me, psicologica. Vedo già che comunque una certa pressione la sentono e chi lo sa, non essere campioni d'inverno per loro sarebbe stato uno smacco piuttosto grosso, ecco. Però vabbè, io guardo in casa mia, quindi noi dobbiamo guardare il nostro. Io sono contenta di questa Juve. E poi se l'Inter è più forte, pazienza, bravi loro e buono scudetto. Dario. Beh, che rimanendo sul campo, direi che comunque è un Inter che inizia a sentire un po' di pressione della Juventus, e non è da certo dalla partita di Verona che questo è cosa manifesta. Se dovessimo parlare del fuori, io riprendo quello che hai anticipato te, Massimo, che ho scritto su Twitter. Secondo me il Sogliano ha sbagliato il tema, nel senso che un professionista non può cadere su... Non mi piace che un professionista prenda posizione rispetto anche a eventuali complottismi, perché queste mi sembrano quelle dette da Sogliano. Gradirei invece che si facesse un dibattito riguardo alla comunicazione tenuta dagli arbitri, che secondo me è totalmente disastrosa e dà adito a questo genere di opinioni. Per il resto comunque rimane quello che ha detto Mike, comunque per fortuna per sfortuna delle altre squadre l'Inter è una delle avvantaggiate dagli errori del VAR in questo campionato. Ricordiamo anche cosa ha detto Sogliano, ora poi vado a Cristina e Maurizio, perché non tutti sanno. Sogliano, il direttore del Verona, è andato prima a DAZN, dove era molto arrabbiato, ha parlato con toni civili ma molto duri dell'episodio, ha detto non va, c'è un episodio così, è impossibile nella VAR non vederlo, vogliamo più rispetto, per le solite cose che si dicono, ma con toni civili ma decisi allo stesso tempo. Invece dopo, credo, Dario, in conferenza, mi sa che dopo ha detto qualcuno ha deciso così o qualcosa del genere. Cosa ha detto Dario esattamente? Sì, cioè quello che io dico, Massimo, lui ha detto che evidentemente potrà il VAR possa essere stato... Qualcuno più in alto, però secondo me giornalisticamente le cose vanno fatte notare tutte. Essenzialmente mi rendo conto che oggi sia una tematica poco interessante rispetto a quello che è successo alla partita, però oltre a quello che ha detto Sogliano, poi Verona sta vivendo una situazione particolare, per cui poi sarebbe anche magari un po' brutto pensarlo, ma io, abituato a strategie comunicative, devo tenerlo di conto che magari anche qualcosa a cui aggrapparsi, per non parlare della situazione del Verona attuale, che sembra comunque in procinto di vendere molti giocatori, e conosciamo tutti anche quelle che sono la situazione delle quote del club sequestrate dalla Guardia di Finanza al presidente Fisetti. Io lo sapete, lo penso come Buildings, che dice un concetto basico: in un campionato gli errori arbitrali ci stanno, che siano a favore o contro. E ci sono anche campionati in cui tu ne hai molti di più a favore e campionati in cui ne hai molti di più contro. Quindi non è una cavolata quella del compensarsi a fine anno. Quella è una cretinata che non ha nessun senso. Non si capisce perché dovrebbero, tanto più se non c'è malafede o qualcuno che decide, perché dovrebbero essere identici a fine anno il peso, dovesse essere identico il peso. Però il tema molto importante è sempre l'altro. Premesso che oggi Sogliano era molto arrabbiato e ho visto parlarne un po' ovunque per ora. Ne sono passate 2 ore. Vedremo domani, però... In generale il vero tema per me è sempre quello che di cui parla Buildings, cioè non è dire il rigore più o meno, perché poi se domani danno un rigore a te, però, allora si cominciano a dire tutto. Dimmi Mike, poi Cristina. Inizia ad essere veramente imbarazzante, cioè gli ultimi 4 puntate di Open VAR, compresa anche quella che verrà la settimana prossima, si parlerà di nuovo di un episodio che ha visto favorire l'Inter. E io capisco che si dica che gli episodi si compensano. A me non sembra, però, quest'anno. Io non so come si possano compensare 12 episodi a favore di una singola squadra da qui alla fine del campionato. Mi sembra un po' difficile, sinceramente. Vai, Cristina, cosa ti resta oggi? Che sensazioni hai? Pensi a domani? Pensi a oggi? Pensi a oggi a pranzo? Cosa pensi? Allora, ho pensato... Cioè, riguardo ad oggi, sono... D'accordo con Mike sul fatto dell'incompetenza generale degli arbitri e delle persone che stanno al VAR,
Però onestamente sono quasi felice che abbia vinto oggi l'Inter, cioè mi fa strano dirlo, fa strano Perché? sentirlo, Dici perché? Dici la tua tesi. perché ha delle bruttissime sensazioni su domani, soprattutto le avevo in caso l'Inter non avesse vinto, perché voleva dire forse dare troppa pressione a alcuni dei nostri e secondo me alcuni dei nostri non sono pronti a tenere troppa pressione, quindi meglio così, tanto gli errori ci sono e se è tutto pilotato non ci possiamo fare niente. Quantomeno noi continuiamo a fare il nostro, cerchiamo di vincere domani, perché secondo me domani non è assolutamente come giovedì allo stadio. Saggia, saggia, domani sarà una partita molto difficile. Poi sai, è vero quello che dici tu della pressione, è anche vero che giocare a meno 5, una pressione te la mette, come dire, se sbaglio la partita già mi allontano parecchio, però ho capito quello che vuoi dire. Poi ragazzi, ora detto questo, non sopravvalutiamo neanche il titolo di campione d'inverno, che è una cosa simpatica, divertente, ma se stai a 2 punti, a 0, a 1, a 4, il problema è se cominci in generale a allontanarti a 5, a 8. Poi, ripeto, io penso che se ci allontaneremo torneremo tutti a pensare all'obiettivo iniziale, che non era davvero quello dello scudetto. È divertente essere lì e restarci il più possibile. Questa è una cosa inaspettata che quest'anno ci meritiamo dopo l'anno scorso. Però, insomma, viviamola anche con un po' di leggerezza. Building, stavolta non sono d'accordo con te, l'anno del gol di Montari ci fu da una parte il gol di Montari e dall'altra 18 episodi in 20 partite dall'altra parte, quindi non è esattamente il caso giusto. Magari davvero il 98 c'erano più partite particolari anche dell'Inter, ma anche della Juve. E Ma sai cos'è? ripeto, il Il tema è discorso sempre del terreno mediatico, non degli altri. umano. Lì l'errore umano è accettabile, è comprensibile. Ecco, lì sono errori che si vanno a compensare, probabilmente. Ma Bah, con l'ausilio sono anni della in cui abbiamo. tecnologia, io credo che sia veramente inaccettabile che determinati episodi vengano, ecco, decisi diversamente, perché non c'è nemmeno coerenza nel valutare gli episodi. Oltre all'ausilio della tecnologia, manca proprio la coerenza. E la Comunque gente diciamo, ovviamente si incazza ancora di più. vai Dario e poi andiamo da Maurizio. no, noi abbiamo parlato tanti anni, mi dispiace interrompere Maurizio, comunque noi Vai, abbiamo parlato ce tanti lo anni. teniamo in fondo, vai. Abbiamo parlato per tanti anni di come poi il merito vada anche oltre, no, agli errori arbitrali, per cui quando ci fu l'episodio di Montari fummo penso a meno 8 addirittura quell'anno dopo Juve-Milan, quindi comunque 7 di Milan. sicuro, 7 di sicuro, non mi ricordo se 8, ma 7 di sicuro. Sei tu una memoria storica, quindi mi fido più di te che della mia memoria, 7. Oggi comunque il Verona aveva comunque possibilità di pareggiare la partita, quindi di riprendersi quello che le era stato torto, non è stata brava e fortunata a farlo fino a fondo. Questo comunque secondo me va sempre anche ricordato. Allora, intanto Francesca Masco, ciao Francesca. Ciao, ciao a tutti, buona Epifania. Chiedo anche a te, chiedo Ciao. anche a te, chiedo anche a te, Francesca, se mi tengo tanto Maurizio in fondo, l'abbiamo detto, anzi, mettiamo l'arbitro proprio al centro, mettiamolo qua, al centro, l'arbitro, Maurizio Biggi, più di 300 partite, tra l'altro, in Serie A di basket, peraltro diamo anche dei dati ogni tanto che non diamo frequentemente. E Francesca, vuoi dire che tu noi abbiamo cominciato con 20 secondi a testa che ognuno ha reso di 3, 5, 6, 7 minuti. Tranne Cristina, che è stata circa nei termini. E, no, chiedo anche a te cosa ti rimane della partita di oggi, oppure se è la testa domani, oppure se c'è altro. Boh, qual è il tuo pensiero Beh, sulla. testa domani ovviamente sì, pensiamo in primis alla nostra Juve. Di oggi cosa mi rimane? Mi rimane che l'Inter sicuramente è un po' in difficoltà, ma allora parliamoci chiaro, per me tanto comunque l'Inter vince comunque, quindi fra vincere in modo onesto e vincere così per me è un sogno. Con tutto quello che ci hanno fatto passare in questi anni per me è veramente un sogno. Cioè, a te Ed piace la vendetta finale? ammetti, è tutta pappa per il tuo libro, quindi. Sì, per i miei libri futuri anche, perché siamo già Tutto. pronti, dai ragazzi, vederli, dici, queste vittorie, vederli. No, devo dire che è molto divertente, io l'ho scritto circa nel mio tweet, cioè, è divertente vedere le acrobazie e gli equilibrismi sugli episodi che fanno, a parte i soliti noti tipo Variale, Pistocchi e compagnia, che io nel libro sapete, chi lo ha letto lo sa, non nomino per un patto fatto con i lettori. Nella prima parte del libro non nomino praticamente mai, però fa ridere oggi l'analisi, tutto attenti a dosare le parole, cioè persone finalmente che analizzano il calcio in modo sereno e noi li preferiamo così, ma c'è un popolo, quello interista, quanto mai compatto come sempre, ecco cosa bisogna semmai come unica cosa invidiare agli altri, la compattezza almeno su alcuni temi,
che hanno loro, questo è bello, molto divertente, questo che ho visto. Poi ho controllato per mezz'ora sul suo profilo perché ero convinto fosse uno juventino, sai, tipo Thousand Names. Così invece no, cioè lui veramente, lui da inizio anno sta insultando qualunque avversaria perché sostiene che l'Inter venga truffata. No, no, però devo dire, è molto divertente, l'interista c'ha questa cosa che è abituato a spiegare tutto ovviamente col maxi alibi dell'ingiustizia ai suoi danni, se non che da Calciopoli in poi, dalla farsa dello scudetto a tavolino all'anno dopo, non quello dopo che vince con 40 punti di distacco, ma quello successivo 2007-2008 con la Roma di Spalletti, dove succedono 10 episodi uno di fila all'altro e a Roma titolano, il Corriere dello Sport titola, non riescono a far vincere lo scudetto all'Inter, finisce in burla, una cosa del genere, ma tutti episodi dimenticati da chiunque. Poi c'è la Champions 2010, dove lui cerca di dimenticare i 5, 6, 7 episodi incredibili, capita di là dicendo ma c'è l'ammonizione di Thiago Motta, l'espulsione dell'Inter, e poi c'è questa stagione, c'era anche 2 anni fa col Milan, ma questa stagione dove ogni settimana è là, vanno nel pallone totale, cioè in questa ragione Francesca, l'interista non riesce a dirti mamma mia che fortuna, oh, ma quest'anno ci va tutto il lusso, ma gli arbitri quest'anno, c'è l'arbitro uguale, un po' di fortuna per noi, speriamo che la seconda parte non cambi, che c'è... questa cosa non riescono, oggi tutti hanno trovato chi un rigore per chi il fallo, chi il fallo di Arnautovic, chi... cioè alla fine per loro, molti di loro, alcuni molto seguiti su Twitter, erano convinti, dopo il rigore sbagliato di Verona, hanno detto e vediamo se pure dopo questo furto che ci volevano fare ancora parlare di arbitro, cioè c'è una dispercezione della realtà che è da ossessione di errore da ripetere comunque da buon Freud che dovrebbe analizzarli, perché non riescono a dire, è proprio una cosa tipo Fauzi non riesce a chiedere scusa, comunque mi fa molto ridere questa cosa, devo dirti la verità, sei dimagrito? No, dubito fortemente. Allora, Maurizio Biggi, ti abbiamo tenuto qua, sei stato convocato, eri in trasferta ma è stato convocato d'urgenza e sei tornato, lo possiamo dire, per partecipare. Caro Maurizio, ci devi dire tu tutto quello che pensi. Io ti leggo questi due messaggi, uno dei miei bambini: io accetto gli errori degli arbitri, mi avviene più difficile accettare gli errori dei varisti, era un po' quello che diceva Mike prima, se è un tema questo rispetto ai tanti errori magari del passato. Il secondo cita un altro episodio che è effettivamente curiosissimo come errore e ricorda l'incredibile non espulsione di Brozovic in finale di Coppa Italia 2 anni fa, è quello quando Barella tira via un pallone, ma lo tira via proprio di rabbia, Barella, scagliandolo 50 metri più in là, Barella diffidato credo da un po', e no, non... da 8 mesi credo, ma li cito ripeto, partorisce invece di essere squalificato Barella. Li cito perché so bene che Maurizio, che siamo contenti di avere qui perché lui ci riporta anche alla testa dell'arbitro, no, quindi per noi è molto importante averlo in queste giornate. Però ecco, sono alcune cose che veramente fatichi, dalla piccola cosa, l'ammonizione che dici, ma com'è possibile che possano tirare via il pallone a 50 metri di distanza? Cioè una cosa particolare, quello è il giallo proprio automatico, no? Che ti si dà così, però arrivando poi agli episodi più seri, caro Maurizio, quello è un episodio che quest'anno ci hanno spiegato in tutti i modi, proprio Juve Verona ce l'ha spiegato, mi libero che sia spinta, gomitata, cioè una cosa così plateale, disinteressandosi al pallone, quello è... no? Allora, parto subito dal... ho risentito l'intervista di Sogliano. Sogliano non ha detto che c'è qualcosa più grande adducendo a complotti o cose. Si riferiva al fatto che loro poi hanno sbagliato il rigore al 94esimo, ha detto. Quindi voleva dire che qualcuno più in alto del VAR aveva deciso che dovesse finire. Ah, il destino! Lì. Tipo il destino. Esatto, lui parlava al destino o qualcosa così. Se la riascoltate la dice proprio esattamente in questi termini. Venendo agli ultimi due commenti che mi hai fatto leggere, diciamo che sono veramente la chiave della discussione. Il primo è che in epoca VAR non si può assolutissimamente sbagliare una decisione del genere, cioè è una cosa che è inaccettabile per due motivi. Primo, per la regolarità della partita, non del campionato, della partita. Quindi la regolarità della partita è andata a farsi benedire, perché il motivo per cui l'arbitro dal campo che sta vedendo perfettamente l'azione e il VAR non lo richiamino, questa è una cosa che qualcuno ci dovrà spiegare. Il problema è un altro, che la gestualità che fa Fabbri, che fa col segno quasi come per dire di rialzarsi al giocatore, sono quelle cose che in epoca VAR non fanno fatte. Noi abbiamo utilizzato l'instant replay nella pallacanestro per un sacco di anni e la prima regola che era quella di non fare segnali
che poi ti avessero messo in difficoltà, perché hai la tecnologia la utilizzi. L'altra cosa grave è che queste situazioni fanno in modo che le persone che pensano al complotto, a che ci sia qualcosa sopra, le nutri, le alimenti. Cioè, invece di andare dalla direzione opposta, confermi queste cose. E questa è una cosa che il mondo del calcio, il VAR, non si può permettere, perché la tecnologia è stata introdotta proprio per questo motivo, per riportare gli errori che l'arbitro dal campo può fare per il posizionamento, perché ricordiamoci sempre che l'arbitro ha una visuale, non ne ha 50 come le telecamere, ne ha una. Quindi, e se l'arbitro vede male, il VAR deve intervenire. Il problema grosso è che, e l'abbiamo già parlato un mesetto fa, e io poi ne ho parlato anche con qualcuno, è che ormai il discorso del chiaro ed evidente errore non ci capisce più dentro nessuno, probabilmente neanche loro si sono andati a incartare ormai in queste discussioni. Perché? Perché noi abbiamo cominciato, parlo della Juventus, parliamo di Juventus, anche perché io guardo solo le partite della Juventus e non vi dirò mai dove, per evitare di andare in prigione, quindi non lo dirò mai, ma guardo dove solo. Guardo, dove le no, no, perché voglio dire, le guardo. E... perché dove le guarda? Il tutto è cominciato con la strisciata di Berardi su Bremer. Quello è un fallo da espulsione in tutta Europa, isole comprese, e invece abbiamo cominciato con la strisciata. Poi abbiamo il problema è questo, ci sono delle situazioni talmente chiare, talmente nette, in cui non bisogna andare a mettersi nei guai. E la differenza enorme che trovo tra azioni che vengono date a Open VAR e quindi come vengono, quelle sono spiegazioni, ma quelle poi sono interpretazioni, indicazioni che gli arbitri hanno durante la settimana per le prossime partite. Noi avevamo una chiarezza maggiore, cioè noi avevamo una situazione di questo tipo, la gestivi sempre e soltanto nello stesso modo, ed era una cosa utile, fantastica, tutti lo sapevano, tutti si adeguavano, tant'è che noi quando andavamo a vedere il nostro VAR uscivamo con una decisione e non protestava mai nessuno. Qui voi guardate, ogni volta che un arbitro va al VAR ci sono più proteste dopo. Rispetto. Ma perché questo, scusami, allora no, perché? Non ho capito. No, io volevo chiedere a Maurizio, cioè voi nella palla... Cioè la mia domanda dice chi se ne frega, Mike, giusto? No! Io ho fatto una domanda, no, tu, cioè no, ho fatto una domanda, dico, tu non interessa, dici, io però volevo chiedere un'altra cosa, giusto? Vai, vai, Mike, di tanto no, la mia se la tiene. Visto che stavamo nel discorso, voglio dire, nella palla a canestro, ecco, non credo che succeda come nel calcio, cioè ovvero che un protocollo prestabilito travalichi la giustizia alla quale si anela. In un arbitraggio no c'è il protocollo, sia chiaro, ma in una situazione del genere, tu per esempio nel caso, in questa situazione dove c'è stata una gomitata, tu nel basket c'era il discorso della rissa, fighting, quindi potevi andare a vederlo a discrezione dell'arbitro, cioè se secondo te questa è stata una gomitata, è successo ieri sera in una bellissima partita di Eurolega che è finita dopo quattro tempi supplementari, uno spettacolo, perché la Superlega non sarà bella, ma l'Eurolega vi posso assicurare che gasa tantissimo, e sono andati a vedere l'episodio decisivo che ha deciso la partita, sono andati a vederlo proprio con l'instant replay, hanno preso la decisione corretta, che dal campo non avevano preso, ma l'hanno presa. Quindi il concetto è semplice, che il VAR deve tutelare la legalità della partita, è molto semplice. Quindi questo è il sunto della situazione. Sul discorso dell'ammonizione a Barella, qui è una questione di personalità, e qui rientriamo nel campo che io non sono convinto che gli arbitri siano tutti scarsi, e quindi non assolutissimamente, ovviamente non penserò mai nemmeno all'ultimo giorno di vita che ci sia sotto malafede, complotti e tutti, assolutissimamente, resta il fatto che ci sono degli arbitri che probabilmente sono inadeguati ad arbitrare in certi stadi, ad arbitrare determinate partite, e di conseguenza poi questo arbitrare davanti a 80.000 persone, vi assicuro che non è sicuramente facile, perché era difficile con 12-13.000, figuriamoci con 80.000, però qui è una questione di personalità, è un errore troppo evidente, cioè un giocatore che calcia via il pallone, lo butta via, è un'ammonizione, ed è una cosa che ti insegnano al corso arbitri, sono un po' più fondamentali, quindi voglio dire se sei abituato a non riceverle. Vai, vai.
No, dicevo, che non è la prima volta che Barella fa questa cosa e non riceve una ammonizione. Quando non sei abituato a riceverle, allora dici: non l'ho fatto una volta, lo faccio ancora tanto. Hai perfettamente ragione, Cristina. È proprio una questione di questo tipo: cioè il cartellino deve essere è un deterrente, come il fallo tecnico nel basket. Però bisogna avere la personalità per farlo. E questo è una grossa mancanza di personalità, così come fu una mancanza di personalità e di coraggio quella di Valeri, se non mi sbaglio era Valeri, nella finale di Coppa Italia, quando Brozovic, subito dopo un fischio, prese la palla, la calciò in tribuna davanti agli occhi e lui si girò dall'altra parte. Fare l'arbitro vuol dire prendersi delle responsabilità. No, ma la disparità si vede anche, come scrivono prima in chat, nel fatto che il mezzo episodio, per cui l'unico episodio di quest'anno che ha avvantaggiato la Juve il rigore di Bologna, Di Bello è stato subito fermato. Mentre in un continui e reiterati episodi a favore dell'Inter, con Fabbri, che come hai detto tu prima, probabilmente doveva anche prendersi un po' di pausa dopo le vaccate che ha fatto da inizio anno, invece continua lui, il VAR, Nasca, e non c'è, no, a parte non c'è meritocrazia, ma non c'è neanche, non lo so, non c'è neanche la punizione per degli errori, per degli orrori arbitrali. Ma poi colpisce il fatto che oggi al VAR mi pare ci fosse la stessa persona che c'era in Juve Verona, no? Quindi a noi ci hanno fatto veramente lo screen, tutta la radiografia del gol, fino a trovare il fallo, no, di Ken. E qui no, cioè colpisce un po' la difformità di giudizio anche della stessa persona in occasione di partite diverse. È quello che poi getta un po' il dubbio e che non fa bene assolutamente al calcio. Poi. Ma secondo me perché... Vai Dario! Ma secondo me anche perché quando si tratta, prima parlavamo anche di Open Bar, no? Nata come una trasmissione che doveva fare anche un po' di didattica al proprio interno, spiegando comunque anche il perché di certe decisioni, oggi molte volte è finita come una trasmissione, non parlo parlo di chi viene chiamato tecnicamente a spiegare, naturalmente, quando Rocchi, quando Tricoloni, quando chi per loro, molte volte si cerca di andare a giustificare l'errore. Secondo me questo non è andare incontro anche alla comprensione di noi dell'utenza e di tutti noi fruitori di calcio, perché essenzialmente è uno scontro, non è un venirsi incontro. Molte volte questo open bar sinceramente non lo vedo. Ma così come, se posso, Massimo, scusami un attimo. Vai, tranquillo, tranquillo. Se volete, come... ragazzi, io vado, per me non è un problema, io sono un sacco di cose da fare. Se scoccia che stia qui, non ho nessun problema. Vai, Maurizio, dai, scherzo, parlate, intervenite, fate casino. No, stavo dicendo, anche questo è un concetto che abbiamo già discusso qua in trasmissione, ma voglio ripeterlo, così come la prima cosa fondamentale quando si va a vedere un'azione al VAR, non devi andare a cercare qualcosa per giustificare la decisione del campo, ma devi andare a vedere cos'è realmente accaduto e inserirlo al contesto del protocollo e del regolamento. Questa è la cosa principale ed è il motivo per cui, dal mio punto di vista, noi arbitri andiamo sempre in due a vedere la situazione incriminata, quindi il primo arbitro, quindi l'arbitro, il capoterna, e l'arbitro che ha fischiato, perché così almeno in due c'è un contraddittorio, c'è una possibilità di confronto anche. In questo caso è inammissibile che il varista non abbia chiamato l'arbitro a rivedere questa situazione. È una cosa che non è accettabile veramente all'interno di una partita, di un campionato e di una tecnologia che ormai dovrebbe essere chiara. E il fatto che non sia stato chiamato, io sinceramente non mi so dare una spiegazione, spero che qualcuno la darà. Il problema è che c'è tanta superficialità, secondo me c'è tanta superficialità. Voglio ricordarvi che la settimana scorsa, quando abbiamo visto Open VAR, quando Fabbri dice non mi interessa perché ha toccato prima la gamba, ha detto la stessa cosa che ha detto Pistocchi due giorni prima, che è stato blastato da Luca Marelli, che gli ha detto che il regolamento è cambiato da un anno. Ma il problema è che se non lo sa Pistocchi, vabbè, lo sappiamo, ma il problema è che se non lo sa un arbitro è gravissimo, ragazzi, questo è gravissimo, perché quella spiegazione, come diceva giustamente Dario, è una spiegazione che non è accettabile, cioè lui ha detto così, ma uno dovrebbe dire, siccome la regola è cambiata, adesso questo sta a casa un mese, come succedeva da noi, perché da noi, ed è ancora così adesso, si accava
nell'arbitraggio, quando tu, il tuo organo tecnico vedeva che avevi fatto un errore di questo tipo, che addirittura determinava il risultato di una partita, facevi almeno due turni a casa, almeno due. Voglio dire, però ragazzi, a me dispiace, sapete perché? Perché io ovviamente sto sempre dalla parte degli arbitri e stavo sempre dalla parte degli arbitri, ma qua veramente si getta discredito su una categoria che invece lavora, si impegna, fa tante cose, ma quando accadono queste cose poi è difficilissimo perché se non ho spiegazioni io e se faccio fatica io, che sono una persona che sta dalla parte degli arbitri, poi voglio dire Cicciolino 88 e Vatte la Pesca 71 sui social diventano matti, ci sguazzano e vengono fuori i complotti, vengono fuori tutte le cose. Maurizio, senti, faccio una domanda, ragazzi, vi scoccia, faccio una domandina al volo proprio senza rubarvi spazio. No, assolutamente. Che stai zitto da mezz'ora. No, beh. No, ma mi piace, siete tanti, vi voglio perché parliate voi. No, però scherzi a parte. No, aspetta, faccio una domanda io a Maurizio, posso? Vai. No, per agganciarmi a quello che ha detto adesso, dicevo, Maurizio, se tu dici sono un arbitro e anche io che sono arbitro faccio fatica a capire, perché allora, cioè, riesci a pensare tu a la parola che ci fa tanto paura, malafede? Secondo me è una questione di personalità, prima di tutto, e probabilmente di difficoltà nel capire quello che accade, perché voglio dire io non riesco a veramente a, cioè su alcune cose io sono molto, capisco le difficoltà, e il problema è che questa è una cosa talmente evidente, ma perfino dal campo, perché la dinamica qual è? Che tu vedi proprio il giocatore che lo punta e gli dà la gomitata, non è che è stato accidentale, che alza il gomito, si prende, lo punta e lo butta per terra. E voglio dire, questa è una cosa che su questo sono d'accordo col direttore sportivo del Verona. Dice, qua ci sono dei professionisti bravi e competenti, il motivo per cui non l'abbiano fatto, Francesca, sfugge anche a me, te lo dico sinceramente. Avrebbero fermato il gioco anche in MMA. Sicuramente. Dici la tua interpretazione, però, Maurizio. Dicevi personalità, cioè nel senso, secondo sono me, sul campo dell'Inter me, davanti a 80.000 persone, esatto, non mi dare Barella. Pensi che magari è un contattino lieve, non vuoi andare a decidere una partita e pensi che sia una cosa di poco conto. Però il rigore contro al centesimo l'ha dato. L'ha dato, certo, voglio dire, l'ha dato, ma perché quando ha visto le immagini, voglio dire, ancora che non l'ha dato dal vivo l'arbitro, perché era lì, gli ha dato un calcio in un piede, voglio dire, l'ha visto, l'ha chiamato, sia chiaro. Secondo me c'è stato. Ma sai che secondo me quello è un rigore un po' di compensazione, perché se l'ha accorto. Quello è rigore, gli prende il piede, gli dà un calcio netto, l'hanno rivisto ed è rigore. Secondo me lui ha valutato quella gomitata come una cosa leggera e... voglio entrare così adesso qui è una mia lettura così molto empirica, probabilmente ha cercato e ha voluto dare conferma al gesto che fa l'arbitro con la mano, che fa così di alzarsi, e probabilmente poi hanno fatto il frittatone così. Allora Maurizio, provo un attimo a inserirmi. Allora, prendo questo messaggio di Fabri che dice, io torno sul mio tema Maurizio, io ho aspettato 34 minuti ma ti farò questa mia osservazione. Allora, il mio tema tu credo lo sappia Maurizio qual è, cioè io penso gli arbitri, sì lo so che mai che tutti i nostri amici qui della community fanno una comprensibile lista obiettivamente imbarazzante, tanto che anche io ho scritto una così lunga serie di errori, di episodi grotteschi che ci sono stati quest'anno, perché alcuni sono grotteschi, grotteschi davvero, ma anche tra l'altro la Juve li ha avuti a Genoa Juve, ricordiamolo, c'è una mano larga là, ma c'è soprattutto, sarà inutile, ma c'è Malinowski che fa un fallo che già non vederlo in diretta dovresti essere mandato via da fare l'arbitro, figuratevi uno al VAR. 3 minuti di recupero. Esatto, 3 minuti di recupero in una partita così, io non ho più visto. La Juve sta vivendo da un po' di tempo, tra l'altro, ma comunque stiamo vivendo degli episodi grotteschi, quindi io ragazzi la penso come voi. Poi il mio pensiero è che succeda a periodi alterni e poi arriva il periodo in cui ne hai più te, perché sei più forte come società, perché hai più giocatori carismatici, perché sei primo, sei forte, quindi sei anche più succubi del più forte, cosa che noi abbiamo vissuto a periodi alterni, ripeto così, mentre dopo Calciopoli ci prendevano in giro con i rigori fasulli di Lavezzi e Maurizio, scusa, stai leggendo?
Altro, se ti ho annoiato nel lungo preambolo, ti scoccia se sto parlando? No, non ho capito, perché? No, no, dico ti scoccia, vedevo che leggevi il telefonino, stavi scorrendo i tuoi messaggi. No, no, stai no, no, guarda, il telefonino ce l'ho qua, quindi no, 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 ok, no. Meno male, perché sennò veramente... Mi no, sento no, come no. Mike Buongiorno stavo quando ha beccato la buona faccia. Con i bigliettini ha beccato Mike Buongiorno e si è infuriato così. No, però, Maurizio, la mia domanda è in effetti troppo lunga la premessa, però voglio arrivare al punto. Il punto è quello che ha detto Mike, secondo me, cosa pensa il tifoso juventino? Credo, a parte qualche complottista che mi interessa, è il giusto, e qualcun altro che dice non dovete mai nominare gli arbitri perché noi siamo la Juve, due eccessi che non hanno senso di esistere. Il mio pensiero è questo, Maurizio, che se l'errore con la Juve, uno, Juventus-Bologna, e ce n'erano altri in senso inverso, da subito Rocchi dice grave, fermiamolo, fermiamo tutto così, mentre da Juve-Salernitana in poi ogni episodio dall'altra parte diventa un però, sai, ci poteva stare, avrebbero fatto meglio a darlo che a non darlo il Mani di Bani, però, e diventa tutto così e non viene fermato, viene... Cioè la vera domanda è sempre la stessa. Poi c'è un condizionamento evidente, che non vuol dire né malafede né complotto, c'è un condizionamento evidente, c'è un ginocchio di Rabiot che è regolare e che cioè, sarebbe stata una cosa a finire il minuto dopo lì, e per cui, di cui si è parlato una settimana a ogni livello, parlo dei social allora almeno, di una settimana ad ogni livello, e l'arbitro preferisce risparmiarsela quella settimana, e Rocchi è un essere umano, preferisce risparmiarselo pure lui quella settimana, il pensiero di vedere scritto aia, aia con la J da decine di migliaia di scemi su Twitter nel mondo, alla gente scoccia questa cosa, sono persone che preferiscono anche campare, fare bene il loro lavoro ma campare. E allora Maurizio, io continuo a dire, non c'è complotto Juve, che magari domani a Salerno ti danno due rigori e stiamo qua a dirci cosa, a prenderci in giro, allora ti danno due rigori fasulli e allora va. Non è questo il tema. Il tema è perché c'è un'attenzione mediatica incredibilmente maggiore. Poi quello di oggi, devo dire, c'è casino, per ora. Vediamo domani, vediamo dopodomani, vediamo tra tre giorni. C'è casino. Però perché è tutto là. Cioè il casino che c'è sulla Juve, il fatto che tu non possa permetterti da una vita di dire, ragazzi, la Juve è stata danneggiata. Sono tre partite che la Juventus viene danneggiata. È una cosa che non puoi dire in Italia, salvo passare per un colluso col potere, coi soliti mafiosi, col solito coso. Questo è un dato di fatto obiettivo, secondo me. E questo condiziona come il calcio. Scusami se permetti. No, ma il concetto proprio di, come dicevamo prima, cioè un libello che viene fermato per un episodio dubbio, dopo tre episodi dubbi contro la Juventus, nella partita contro il Bologna, e poi appunto Fabri e Nasca che ne continuano a fare di ogni, però tutto passerà in cavalleria, tra una settimana tutti saranno dimenticati, mentre qui ancora ricordiamo, non lo so, l'ammonizione di Pjanic con Orsato, che non ha arbitrato una squadra, il miglior arbitro del mondo, che è stato precluso dall'arbitrare una squadra per due anni per un'ammonizione non data. Scusami Massimo Panzini, rispondo a te solo perché sei quasi omonimo. No, scusa, io ho detto veramente un'altra cosa. Cioè, io ho detto proprio che secondo me c'è un clima tale che anche alcuni di noi, noi sette, che siamo iper faziosi e juventini, faticheremmo oggi come oggi a negare al 93esimo un episodio ad avversari che poi sai che ti fanno l'inferno per non so quanto tempo, mentre alla Juve, che sai che non si lamenterà dopo la partita... Anche i calciatori poi... in campo, Massimo, cioè all'Inter fanno il disastro, se, secondo me. Oggi, tra l'altro, diciamo anche un'altra cosa, Maurizio. C'è da Frattesi che scava la buca alla Maspero prima del rigore, ci sono quelli acerbi di Marco che vanno a esultare in faccia a Henry dopo il codice. C'è un insieme, c'è un ambiente, devo dire, che è obiettivamente non onesto, molto onesto, però non bellissimo, no? Maurizio. Insomma, non so se puoi rispondere su queste osservazioni, il vero dubbio nostro è questo. Io ti rispondo con un dato, faccio un esempio. Leggevo ieri quando c'è stata la sostituzione di Fabbri, che ha sostituito Piccinini, ho letto, sì. Che Piccinini erano tre anni che non arbitrava l'Inter da quel fallo di Maneo che diede in Inter Parma. Adesso vado a... ma insomma, mi ricordo abbastanza. Allora, io ti dico una cosa, siccome sono un arbitro, ovviamente la carriera di un arbitro dipende dalle partite che fai,
cioè se tu vuoi fare carriera, vuoi diventare un arbitro importante, devi arbitrare le squadre di alto livello, di alta classifica, le partite importanti. È semplicissimo. Di conseguenza la fate voi la conseguenza, tirate voi la riga, fate voi la somma di 1 più 1 se fa 2 o fa 3. Il concetto qual è? Che spesso in questi momenti hai paura a fischiare un rigore, hai paura a prendere una decisione ed è normale, è naturale, ed è una questione umana, non è una questione di malafede, di Rolex o chissà che cosa, è una questione umana. È così come un giocatore ha paura a tirare un calcio di rigore e sbaglia un calcio di rigore, così come un giocatore sbaglia un gol davanti alla porta, così come sono questioni di, o così come ci sono dei giocatori, alla Juventus ne abbiamo visti parecchi, che a giocare a Torino era molto differente di giocare nella squadra da cui l'hai comprato, e abbiamo visto quanti flop. Quindi è una questione soltanto dal punto di vista psicologico, di personalità e spesso anche di opportunità. Manca personalità, il ricambio generazionale che c'è stato nelle liste del calcio è un ricambio importante e probabilmente tanti arbitri non hanno ancora la personalità di andare a San Siro e dare un cartellino rosso a Bastoni che rifila una gomitata in faccia. Però non hai risposto alla domanda. Primo, perché invece un Faraoni può venire a Torino a dettare legge prendendo in giro la Juventus senza che accada assolutamente nulla, e anzi becca il suo fallo giustamente e l'annullamento del gol, mentre San Siro ora sono 80.000 e noi 40.000. No, ma non Massimo, che la Juventus non sia una squadra prestigiosa. Dico una cosa. Nella situazione di Faraoni è una situazione che da campo, voglio dire, uno non so che cosa può fare. Cioè non è che l'arbitro può non dare il intervenire il VAR o meno a seconda della reazione. Uno guarda il fallo, non la reazione. Lì, secondo me, era un'occasione stupenda per dare una sanzione, una squalifica di 2 giornate ad un giocatore per dire tu in giro non mi prendi. Questa, secondo me, era la cosa che dobbiamo dire. Però fondamentalmente io altre spiegazioni non me le posso dare, perché voglio dire, torno sempre a ripetere che nemmeno in calciopoli, quelle che definiscono tutti calciopoli, non è stato condannato un arbitro, e lo ripeterò sempre con grande orgoglio. De Santis però per Lecce Parma, no? De Santis per altre questioni, per un'altra cosa, però di quella famoso filone non è stato condannato un arbitro, quindi di che cosa stiamo parlando? Ecco. Però Maurizio non hai risposto alla domanda che è di Mike, che io devo dire ho fatto parlando per 10 minuti un po' a lungo e che hanno scritto in tanti qua, cioè il tema è perché però il designatore sente di dover rispondere in un certo modo molto, anche con toni molto forti, gravi, appena c'è l'errore di Juventus-Bologna, peraltro appunto tralasciando ogni eventuale contatto precedente dall'altra parte, e poi quello che accade da Juve-Salernitana in poi, io ripeto, lo scrivo anche nel libro a lungo, perché Juve-Salernitana non sparisce solo un uomo, a te avevano annullato un gol al 95esimo, arrivo Cristina, per un'interpretazione incredibile del fuorigioco, perché allora vi dico una cosa che oggi sul tiro dell'Inter che prende la traversa, cioè non so se Arnautovic o chi che si piega davanti al portiere, allora volendo allora è fuorigioco, qualunque non so, giocatore in qualche modo impatti vagamente sul pallone anche lontanissimo dal portiere, non è così, cioè là quello è un errore incredibile e nessuno dice una parola. Ed è questo il tema che ti dice anche Mike, però, ma perché io sento il dovere, dal io designatore a io giornali, a tutto il resto, di fare casino in un caso e negli altri? Poteva, avrebbe dovuto, avremmo preferito. Perché in un caso si butta benzina e un altro si butta acqua sul fuoco. È solo questo il tema, è il clima. Dario e poi Maurizio, Dario, facciamo Dario. Così Maurizio, no, sto solo aggiungendo che la comunicazione della federazione fu anzi quella di richiamare al silenzio e di non mettere troppa, perché affinché non si mettesse troppa pressione, queste furono le parole, il senso delle parole di Gravina, se vi ricordate bene, dopo la Salernitana. Però poi, almeno faccio controllare Maurizio, quello che dico è, e vi chiedo secondo voi da cosa dipende, che noi comunque stiamo parlando di episodi di cui abbiamo parlato anche in epoca pre-VAR, e oggi si torna a parlare per una serie di decisioni, a mio parere almeno, prese anche da chi gestisce e chi deve gestire il protocollo VAR, oggi si va a parlare delle stesse situazioni, quindi ok, ci sarà anche un certo interesse italico nella vicenda, cioè una cultura che ci porta magari anche a pensare alla malafede, però è uno strumento che secondo me è evidente che sta prendendo delle pieghe assurde. Maurizio, è un po' una lotteria, sono d'accordo su questo. Maurizio, ti aggiungo l'osservazione di Larry che ti dice: ok, la pressione dell'arbitro in campo, dice, ma se io sto a Lissone
a guardare le immagini, mi tolgo i rumori del pubblico, sono freddo, è il mio mestiere, guardo le immagini in TV e non vedo quel fallo, qualcosa devi rispondere. Oggi giornata dura per te, no, Maurizio. No, ma te l'ho detto prima, è una questione di incapacità, cioè è una persona che non sa leggere quello che accade. Però mai ti dice l'incapacità sta andando una, due, tre, quattro, cinque, sei volte da una parte, e quando è andata in un episodio di quella partita dall'altra, ragazzi, parte, l'abbiamo sentito impietosa. E hanno fermato l'arbitro. Però cerchiamo anche di usciamo un attimino anche da solo dal nostro mondo e ok, parliamo di Juventus. Ma avete visto che cosa è accaduto anche sugli altri campi in queste prime giornate? Cioè, io voglio ricordarvi che Nasca è lo stesso VAR che l'anno scorso diede l'ok in quel fuorigioco clamoroso in Spezia Lazio, in cui disse a Pairetto tutto a posto, ripartiamo, con un giocatore acerbi, era tra l'altro nota che mi ricordo che era in fuorigioco di 10 metri. Quindi vuol dire che probabilmente c'è il VAR, che c'è qualcuno al VAR che non ha la capacità, cioè io voglio dire, ragazzi, non è che sono io, vi rispondo che dal mio punto di vista, quando vedi delle immagini così chiare, così evidenti, non puoi sbagliare, è molto semplice. E se fosse accaduto nella pallacanestro una cosa del genere, tu avresti preso un mese di squalifica, se avessi stato a casa sicuramente un mese, questo lo voglio dire. Poi, a me è quello, Maurizio, perché certo, ci dicono a volte, anche quando formuliamo una critica, che anche richiedere magari la sospensione di un arbitro è brutto, perché sparla un professionista che con quello vive essenzialmente, però diciamo che la riprova contraria invece ci dimostra che non è il metodo giusto da seguire. In più, il tuo esempio, Massimo, quante partite ha fatto Maurizio? Allora, ha fatto più di 300 partite di Serie A di basket, ragazzi, era arbitro. Quindi più di 300 partite in Serie A di basket, in un'epoca in cui invece si fermavano gli arbitri, quindi vuol dire che evidentemente è possibile fare una super carriera anche pagando degli errori. No, poi c'è anche Cristina che aveva alzato, dopo vai Maurizio e poi Cristina aveva alzato la mano. Vai, Maurizio, sicuramente il problema, e l'ho detto nel primo intervento, quando si cominciano a fare le differenze tra strisciatina, tra il ginocchio, tra questo e quell'altro, poi si creano delle difficoltà, perché, e qui ha ragione Mike, quella trasmissione era nata per dare chiarezza, ma soprattutto per far capire a tutti quali sono le direttive e le interpretazioni che viene dato dall'organo tecnico. Il problema è che poi, se la settimana dopo gli arbitri smentiscono quello che è stato detto, allora, ragazzi, poi alla fine diventa un problema che, vi dico anch'io, faccio fatica a dare una spiegazione, perché dovrei essere lì dentro, e stiamo parlando di due sport diversi e soprattutto di due ruoli che è un ruolo che io non ho mai fatto e non farò neanche mai, vi posso assicurare. Cristina? No, rispetto alla domanda che avevi fatto prima, volevo spezzare una lancia a favore dell'AIA, di Rocchi, non lo so. Vai! Nel senso che quando è stato fermato Di Bello, quella partita lì, oltre, vabbè, gli errori a favore, gli errori contro, è stata gestita malissimo, gialli, falli, cioè è stata veramente imbarazzante dal punto di vista arbitrale. Quindi è giusto averlo fermato, cioè anche se magari poi dopo... No, certo, però altre volte... Però il punto è che altre volte... E si sono passati meglio, sicuramente, però andava fermato, cioè io mi ricordo... No, è vero, sbagliò tutto. Contro il Monza... Brava Cristina! Sono d'accordo con te, il problema qual è? Che magari è passato, che è stato fermato perché ha sbagliato e non ha dato quel rigore al Bologna, quando invece è stato fermato perché ha combinato più disastri di Bertone. Ma la comunicazione, ragazzi, è importante. È quello, si è soffermato solo su quell'errore lì, Esatto. No, ragazzi, appunto, là è passata come la sospensione per il mancato rigore al Bologna. Certo, ma dai ragazzi, ma tuttora. Oggi qualcuno ha tirato fuori il mano di Danilo a Verona un anno e mezzo fa, ora non so bene la gente cosa stia facendo. Fabri verrà fermato al Verona, però verrà fermato Fabri. No, però Maurizio, il punto rimane quello. Io continuo a dire, ragazzi, e poi domani a Salerno vinci 0-2 con due rigorini così, chi dice oggi non ci vogliono fermare, vanno così, alla fine subito vieni smentito. Io per questo continuo a dire che andare a fare il pianto sull'arbitro, l'altro tema è perenne, non cambierà mai, ed è evidentissimo, ragazzi. Ho capito quello che dice Cristina, che arbitrò malissimo, peraltro appunto anche con degli episodi, ma arbitrò proprio tutto. Ma poi, ripeto, quando tu altrove vedi il Mani di Bani e senti una spiegazione incredibile, come ha detto Maurizio, del VAR, che è la stessa di Pistocchi, che non conosce il regolamento, ma non lo conosce neanche allora il VAR,
è preoccupante. E dici, noi avremmo preferito che dal campo che fosse intervenuto, perché il calcio di rigore c'è. Poi vi devo dire come hanno valutato. Benissimo, facciamo così, ma allora facciamo pure su Di Bello. Allora, pure Di Bello, Juve Bologna, probabilmente ha valutato, non ha capito esattamente se quello è intervenuto, ha toccato, non l'ha toccato, se è stato... Cioè, io quello che voglio dire, Maurizio, è la solita disparità. Io continuo a dire, ora tutti la vedono in campo. Pure Mike mi sembra scatenato, tutti qua scatenati e tutti in chat per i tanti episodi pro Inter, anche curiosi e a volte grotteschi nell'arco di un mese o due mesi, quindi... fa un po' sorridere o da fastidio o disturba questa cosa. Anche la versatilità fa sorridere, cioè la tipologia di episodi non simili tra di loro. Ecco, stiamo attraversando tutto lo scibile del protocollo VAR. Però Maurizio, il tema è questo. L'ho detto prima però, Massimo, adesso veramente... l'ho detto prima che questa situazione in cui ogni settimana poi quello che viene detto in una trasmissione viene puntualmente smentito, e quando poi la gente ormai, se tu le poche certezze che uno aveva relative al chiave ed evidente errore ormai si sono incartati tutti, secondo me compresi i varisti stessi, perché ormai c'è questa situazione che noi non riusciamo più a capire quando uno dice chiave, evidente errore, perché uno dice l'arbitro ha visto dal campo e ha giudicato dal campo. Abbiamo visto situazioni, e alcune hanno riguardato anche le nostre partite, dove invece l'arbitro aveva valutato correttamente ed è stato detto no, guarda che hai sbagliato e bisogna annullare il gol. Quindi alla fine sono convinto che si è creata una situazione talmente di confusione e talmente poco chiara sulle applicazioni dei protocolli e delle disposizioni che si sono incartati, ed è evidente, e credo dalle spiegazioni e dalle interpretazioni che ho visto, credo che anche l'organo tecnico, il designatore, quindi il responsabile, sia in difficoltà a giustificare alcune cose. Poi probabilmente per una questione di comunicazione, di dialettica, e soprattutto per il fatto che l'AIA o comunque in quella situazione c'è la federazione, quindi non è che uno può dire quello che vuole, probabilmente a livello comunicativo bisogna cercare di mandare dei messaggi di un certo tipo, o anche per cercare di mantenere un equilibrio all'interno, perché ricordiamoci sempre che il designatore è il designatore di tutte le squadre di Serie A e non solo di due o tre, cioè ci sono tutta una serie di equilibri a livello comunicativo che probabilmente vanno tutelate, bisogna stare attenti. È evidente, e sono d'accordo con voi, ne abbiamo già parlato, ne abbiamo già detto, che in tre o quattro situazioni della Juventus che era più facile dire si è sbagliato, questo è un errore grave, andava dato rigore, bisognava espellere Berardi o bisognava dare il calcio di rigore a Bani, si faceva più bella figura, piuttosto di andare poi ad aggiungere delle considerazioni che invece di portare un valore aggiunto hanno creato ancora più confusione. Altre domanda. Vai. Maurizio, visto che tu dici appunto che il sistema sia un po' incartato, no? Tolta la malafede, quindi il problema è del VAR, da dove ripartiresti per far sì che il VAR funzioni? Allora, il concetto è uno solo. Secondo me ormai siamo andati troppo avanti, perché siamo quasi alla fine del girone d'andata, e quindi l'unica cosa sarebbe fare un check a metà anno, fare un elenco degli errori evidenti che sono stati fatti, dicendo questi sono stati errori evidenti, d'ora in avanti tutto questo sarà fatto così, sanzionato in questo modo, e queste casistiche saranno gestite tutte allo stesso modo. Può essere l'unica soluzione. Sicuramente in questo momento è chiaro che ci sono delle società che si sentono maggiormente danneggiate, perché poi adesso noi qui siamo su Juventus e ovviamente parliamo di Juventus, ma vi posso assicurare, le vediamo le partite, o comunque vediamo gli highlights, sentiamo anche a volte le discussioni, ci sono state delle situazioni che sono state veramente imbarazzanti, e chi ha perso, ovviamente poi si giocano la retrocessione, si giocano la Conference League, si giocano i posti in Europa, quindi voglio dire, il problema non è solo legato a Juventus-Inter e finisce tutto lì, no, c'è tutto un campionato e quindi bisogna gestire tutto un campionato. Ci sono state situazioni in cui ormai il VAR è diventato, a mio avviso, utile solo ed esclusivamente per il fuorigioco, cioè l'unica chiarezza ce l'hai lì. Poi che uno dica
quella volta che uno ha detto il VAR automatico, ma noi abbiamo visto se sposti il frame, anche lì sono tutte cose, ma c'è un sistema, il sistema sceglie lui, decide lui, vede lui, c'è il gomito, c'è il ginocchio, c'è il tacchetto e va bene per tutti. Avete visto il gol annullato all'Empoli, mi sembra, un po' di tempo fa, che è uguale a quello ma che annullava l'Empoli in una partita, non mi ricordo contro chi, che gli annullavano. Ma siamo te, io guardo le partite dell'Empoli. No, ma io sono qua apposta per pazzo, io non so ma io sono qua apposta per te, per ricordarti che no, okay, però anche le altre squadre e sì, magari sì, potresti fare un libro anche sull'Empoli, Massimo, no, volete, no, un'idea. Lo facciamo insieme, lo facciamo. Esatto, con Davide, esatto, andiamo a trovare Davide, lo facciamo. No, era per dire, però, Francesca, secondo me se ne esce bisogna dare chiarezza e soprattutto bisogna andare avanti a dare, bisogna proseguire e dare conferme di quelle che sono le indicazioni tecniche dell'organo tecnico, in questo caso di Rocchi. Vabbè, ce la sta incartando, dai, su una mezza supercazzola. Ma non è vero, cosa ci devo dire io? Cioè, è così, io farei così. Ma la risposta ma Massimo, qual è? Posso chiosare? Cioè, dai, chiosa. Secondo me è un po' tutto collegato quello che diciamo, cioè la mancanza di personalità di cui parla Maurizio determina un possibile condizionamento da parte della pressione mediatica che poi quindi si concretizza in campo in, un in una mancata equità di giudizio. Cioè, e sul VAR? Appunto anche il VAR. Purtroppo c'è questa pressione, secondo me la subiscono anche i varisti. Cioè, e da open bar credo che forse cioè, è evidente, non lo so. Un'altra cosa, un'altra cosa, visto che poi prima qualcuno, siccome io sono un arbitro, sono permaloso, e quindi bravo, siccome uno diceva con questa storia della personalità, vi faccio un altro esempio, ci vorrebbero i varisti professionisti che facessero soltanto ed esclusivamente quello, perché faccio un perché quando noi andavamo, io quando facevo il primo arbitro nelle mie più di 300 partite di Serie A, voglio dire, ovviamente un arbitro giovane che arbitrava con me mi faceva fatica a venirmi a dire che avevo sbagliato un fischio, che magari una situazione tecnica che dovevamo andare a vedere era, e provate a immaginare un arbitro giovane appena arrivato che deve chiamare al VAR uno come Orsato e spiegargli che ha fischiato una stupidata. Cioè sono tutti dei meccanismi che poi veramente, se vogliamo parlare se vogliamo parlare così, cazzeggiare è un conto, ma vi posso assicurare che poi in quelle situazioni lì si innescono delle dinamiche che sono veramente difficili anche da spiegare esternamente, e ve lo posso assicurare. Quindi basterebbe avere una solo i varisti, e dall'altra parte bisognerebbe avere della gente che è in grado di valutare correttamente, in grado di prendere delle decisioni chiare ed evidenti, e che se non, che non si deve, non si dovrebbe far condizionare da nulla. Prendi, guardi l'immagine, vedi cos'è accaduto, chiami l'arbitro e gli dici è fallo o non è fallo, punto. Intanto mi avvertono dalla regia che 24 gialli in 19 partite sono record assoluto negativo per quanto riguarda i cartellini in un girone di parli di cosa? Spiegati, non si capisce. I cartellini gialli dell'Inter. Ah, ok, che è la squadra meno sanzionata della. Sì, sono della record assoluto negativo in Serie A per il girone d'andata. È il segno della pressione che c'è, secondo me. O dell'onestà dei ragazzi. Oggi è anche molto carini nei comportamenti, nelle cose, devo dire molto. Oggi, sì, 16 falli, 0... Oggi di tutto hanno fatto, quello che scavava, quello che prendeva in giro l'altro, quello che ha buttato via il pallone, finiti senza un'ammonizione. No, ma poi aiutatemi a ricordare, c'è stato un check lunghissimo su una cosa ovvia, qual era aiutatemi, cos'era? Un check il gol annullato finale? No, mi sa che dice il gol annullato all'Inter di Lautaro, ha fatto un secondo gol dove c'era evidente fuori gioco. Sì. Però è durato tanto. No, però vabbè, comunque allora Maurizio, secondo me siamo tutti convinti dei tanti limiti del VAR. Le domande di Mike e di tanti di noi qua, di tanti della chat sono un po' più maliziose, ripeto, togliendo chi dice ce l'hanno con la Juve, togliendo gli estremi, poi ognuno ha il suo pensiero, legittimamente. Rimane secondo me una via di mezzo, una via grigia, Maurizio, che riguarda l'ambiente, e l'ambiente è tutto, l'ambiente riguarda i mezzi di cui abbiamo parlato mille volte, ma riguarda anche, se ripeto, open VAR, tu distruggi nei limiti, un tuo arbitro, oppure dici noi avremmo preferito che si potesse, se proprio, però lui avrà pensato, che così sono due cose molto diverse, uno lo fermi e uno no,
c'è il pensiero che forse nell'insieme ci siano momenti nei quali magari capisci che andare in qualche modo, rischiare di andare a favore della Juventus, ti crea un bel casino a te designatore, a te arbitro, a te un po' a tutti. Tanto tutti sanno, ragazzi, che la Juve non parla. Io l'ho letto che tanti sotto l'hanno scritto la colpa della Juve. Voi lo sapete, io non la penso così. Io non penso si possa dire colpa della Juve se poi subisce dei comportamenti non giusti, perché io continuo a pensare che allora prima mi chiederei perché ci sono i comportamenti non giusti prima ancora di prendermela con chi no li denuncia. Quindi questo secondo me è un po' strano, che noi juventini diciamo subito è colpa della Juve e non magari di chi crea certi comportamenti. Però Maurizio è un dato di fatto. Io so che domani ci avrà forse Tutto Sport e poi una direttaccia su Juventibus con qualche disperato che ci guarda, che ma neanche noi magari neanche ne parliamo, poi la gente si arrabbia e dall'altra parte ti succede un inferno, Maurizio, che questo è un dato di fatto. Io chiudo solo con questa ulteriore osservazione. Gente che avrebbe chiamato il vicino di casa di Fabbri per sapere cosa avesse mangiato il giorno prima, se poteva innervosirsi. Se il fratello, che squadra ti fava il fratello di Fabbri? Ammesso che abbia un fratello. Però voglio dire, faccio una chiosa anch'io, come ha detto Nicole. Allora, potremmo riassumere il tutto con Tengo Famiglia, ecco. Eh beh, allora però ragazzi... No, voglio sarà, dire Massimo. Non ma sarà complotto, ma vuol dire che io. Noi torniamo, ragazzi. Ci sono le telefonate di Calciopoli. Ricordiamolo sempre che Calciopoli è raccontata da una parte e c'è l'altra parte, no? Che recentemente è stata in parte raccontata in un libro che ricorda anche come lo diciamo spesso con Antonello. Chi conosce Calciopoli lo sa bene. Ci fossero delle chiare indicazioni del presidente federale e poi del designatore, caro mio Maurizio Biggi, verso un arbitro, verso l'arbitro Rodomonti, designato per Inter, anzi designato, sorteggiato per Inter Juventus, per Inter Juventus, espressamente viene detto che non ci siano errori a favore della Juve, e vabbè, questa l'hanno interpretata poi dicendo, ma dicevo di essere onesto, così, poi il designatore Bergamo è molto più chiaro e dice, sì, intelligente, è un momento tuo importante, sei sotto osservazione, se proprio devi avere un dubbio, dai un occhio a chi sta dietro in classifica. Chi sta dietro era l'Inter. In quella partita non viene espulso il portiere dell'Inter, la Juve poi la pareggia due pari, c'è un errore che anche Collina in un'intercettazione nota dice, ma che errore è? Come hanno fatto a non vederlo così? Perché il clima è perennemente questo. Nel dubbio, dai un'occhiata a chi sta dietro, perché almeno non ti becchi, al tempo non c'erano i social, ma c'erano comunque i pistocchi e compagnia nelle varie televisioni, i variale e tutto il resto, i titoli dei giornali c'erano e come. Maurizio, è rimasto, allora tu mi stai dicendo, è rimasta questa idea, come dire, se è possibile non facciamo casini pro Juve, ma dalle altre parti. Questo lo possiamo dire o no? Ma un arbitro ci pensa, secondo me, potrebbe pensarci, cioè voglio dire, non siamo esseri umani, siamo fallibili e voglio dire, in quei momenti lì diventa difficile a volte prendere una decisione, magari bisogna avere, e torno al discorso di prima, perché qualcuno ha detto, la personalità, e quindi non sto parlando... del varista, sto parlando proprio dell'arbitro in campo, e il concetto che prendere una decisione così importante ci vuole veramente personalità e ci vuole una grande forza che qualcuno secondo me qualcuno non ha. Due dubbi finali, Davidello, due domande importanti. Davidello chiede esattamente quante partite hai arbitrato, perché il più di 300 partite non gli basta più, questa cosa gli toglie il sonno da tempo. 350, Davidello, pulite 350 pulite. Cioè, quindi io potrei dire facilmente 350 invece di 300, sarei pure più preciso. Sì, sì. Io mi sono proprio fermato tra i 50 per aiutarti, Massimo. Per aiutarmi, e io non ho sfruttato questo tuo assist clamoroso e continuo a dire magari 347 vado a impelagarmi, poi... Ma 351 potevi dire quasi 400. Esatto. La seconda, ragazzi, la chiudiamo sul VAR, perché è un argomento che io non condivido, questo che sto per mettere in evidenza, questo di Biofà, e ti dice, nel basket è stato introdotto il VAR a chiamata, circa, chiamiamolo così, challenge a chiamata per le squadre, facile, oggi il Verona avrebbe chiamato il VAR. Bravo. E l'arbitro avrebbe annullato. Bravo. Io ho molti dubbi. Siamo sicuri che lo annullerebbe comunque? Certo, no. Ma che ne sai? Sono sempre umani sbagliano come ha sbagliato il VAR. Ma chi... Questa è una cosa, quello che ha scritto, adesso non ho visto il nome del nostro... Biofà. Bravo.
E secondo me è una cosa invece correttissima, che permetterebbe ancora di più di addirittura, scusami, nel basket è stata quest'anno in è stato introdotto il challenge che può chiedere l'allenatore, ne ha uno a partita, ma se chiede il challenge e ha ragione, quindi la decisione gli dà ragione, mantiene, non lo perde, lo mantiene anche per un'altra occasione. Questa sarebbe un'altra situazione che permetterebbe alla squadra, all'allenatore, di chiederlo e di almeno costringere l'arbitro ad andare a vedere la cosa. E perché spesso è successo, e te lo dico perché insomma qualcosa leggo, conosco e parlo con qualcuno che è all'interno degli arbitri di calcio, spesso ci sono state delle situazioni dove il casino è stato che non è stato mandato l'arbitro al VAR. Questa è stata la problematica. Poi abbiamo visto che in alcuni casi ce l'hanno mandato ed è stato peggio, sarebbe stato meglio. Almeno è piena responsabilità dell'arbitro. Esatto, esatto, sono d'accordo. Secondo me questa del challenge sarebbe un'ottima soluzione. Perlomeno in una situazione particolare tu potresti chiedere e manderesti l'arbitro a vederlo. Cioè, altrimenti così lasciamo sempre l'equivoco, è stato il VAR che non l'ha richiamato, il protocollo non prevedeva il richiamo. E invece l'arbitro deve assumersi la sua responsabilità sempre e comunque. Sono d'accordo. Questo, secondo me, di tutto quello che è stato detto oggi, compreso quello che ho detto io, anzi, soprattutto quello che ho detto io, è molto più, è stata la cosa più bella che è stata scritta. Secondo me, come dice Cristina, là poi vanno e valuta come gli pare. Cioè, come gli pare, ma non apposta, dico, però vedremo comunque errori umani uguali al VAR, al monitor, non ho capito perché potrebbe sbagliare il VAR al monitor e non l'arbitro eventualmente, anzi. Ma infatti, cioè, abbiamo visto Berardi, cioè se io dico vai a rivederlo, certo, e dici no, non c'è. Striscia, allora, striscia. Ma è più grave però. Boh, sì, però ci facciamo grave, poco. Pure quello del VAR lo sbaglia. Cari miei, vi fa impressione vedere queste immagini? Sì o no? Sì o no? Hauser con la maglia della Roma, ragazzi. Cara numero 3. Eh? Numero 3. Numero 3 cosa? Ah, numero 3? No, la maglia numero 3. No, ok, okay, perfetto. No, pensavo mi chiedessi una telecamera, tipo Funari ai tempi, dammela 3. Allora, numero 3 di Hauser, guardatelo con la maglia della Roma, ragazzi, fa male, eh? Mike, fa male o no? Ma no, boom, sembra più una concessionaria. Te frega niente. Oggi è svolto il primo allenamento, che cosa ti ha detto il capitano Lorenzo Pellegrini? E lui ha detto che ho portato la pioggia da Torino. Scherzando, trattatecelo bene, ragazzi, trattatecelo bene. Io controllerò, la vita di Hauser qua a Roma sarà un mio dovere controllarla, assolutamente. Com'è l'affare, ragazzi? Nicolò, chiedo a te, che so che hai, so che Sarubi cercava di organizzare tra te il Diz, Hauser, qualcuno, non capendo che però l'età... No, ha promesso Hauser a mia cugina e quindi per trattenerla. Ah, ok, perfetto. No, dici un po', tu come l'hai vista questa cosa? Dici, utile e basta o hai qualche riserva sul mandarlo alla Roma? Allora, all'inizio, quando ho saputo della Roma, ho detto, ma no, cioè, spero proprio che non si concretizzi questa cosa, non starà in cielo né in terra. Poi, avendo visto tutti i dettagli dell'operazione, ho razionalizzato e dico che ci può stare. Cioè, alla fine, vabbè, la Roma ci darà tra i 500.000 e i 700.000. Hauser fa esperienza in una squadra che comunque gioca anche in Europa, quindi sicuramente cresce. Una squadra che ha bisogno in difesa, quindi sicuramente le gioca... almeno immediatamente le gioca le partite, e con un allenatore Mourinho che comunque si può dire tutto, ma è un allenatore con una certa esperienza e quindi ci danno un giovane che vabbè, ok, non, io non conosco questo Cherubini, però di fatto capitano della primavera mi hanno detto. Eh sì, capitano della primavera, cioè ho letto qualcosa, ho visto quel gol che girava su tutti. Ce ne sono due che girano bellissimi, destri un tiro a giro e un altro. È vero. Però insomma, un giovane per la next gen non è mai un male. Quindi tra l'altro gratis, su cui la Roma avrà il 50% sulla futura rivendita, quindi credo che sia un'operazione tutto sommato giusta, anche perché Hauser voleva andare lì, quindi cioè, credo che la Juve abbia massimizzato la resa, ecco, quando poi è il giocatore che decide, purtroppo un po' è così, no? Dario, la Juve cerca di accontentarmi, è un calciatore, ma è normale, si vuole andare a fare l'esperienza alla Roma con esperienza Coppe, Roma, Mourinho, ragazzi. Ma dai, oltretutto io concordo molto con un tweet che ho letto di Thousand una mezz'oretta fa,
ovvero che il Thousand Frosinone... Names, ragazzi, diciamolo che non ora neanche il nome, diciamo, neanche il nick. Thousand Names, no. Giusto? È, un, sì. È una nostra una leggenda juventina che fa ogni volta inventa una dichiarazione credibile ma non vera e tutti ci cascano barra ci caschiamo ogni volta così. Oggi c'era un Inzaghi, aveva proposto un Inzaghi e si lamentava dicendo c'era un fallo sul gol del Verona e così la gente impazzita e ha perso la testa, grandissimo. No, però quando fa il serio è anche condivisibile. No, analizza, bravo analista. E lui dice giustamente il Frosinone. Frosinone, cioè, puzza tanto di Venezia o Benevento, cioè squadre che a un certo punto della stagione vanno in una voragine, uno psicodramma e inesorabilmente vanno a retrocedere, svilendo un po' tutti i talenti, e quindi aveva paura che potesse, diciamo, svilire la carriera di Huijsen. Allora, Dario, chiederei a te, che poi segui anche le vicende di mercato. Vai, Cristina prima e poi chiediamo a Dario. Vai, Cristina. No, niente, io devo andare. Ah, giusto, Cristina, che ci vuoi dire? Sei spiaciuta per Huijsen che va via? No. Ti frega niente, sei spiaciuta per... No. Sei contenta che arrivi Cherubini con la sua balistica, quel tiro a giro che mette sempre sotto il 7? Ti frega niente? Io ho paura che li proceda alla next gen, cioè io sono in panico. Sei nel panico addirittura, tranquillo. Assolutamente gestisci la. L'anno scorso mi piaceva, me la guardavo ogni tanto, quest'anno non ce la faccio. C'è proprio una tristezza, ho le notifiche. Però, Cri, mi raccomando, su col morale, non ti far distruggere dal next gen, reagisci. Devi trovare il modo di reagire assolutamente a questa cosa. Scherzi a parte, per domani, cosa ci vuoi dire, Cristina? Hai già detto che temi dopo il 6-1, tutti tranquilli, si va là, manca Chiesa, manca Cambiaso. Locatelli squalificato? No, infatti, che dici? Su chi punti domani? Su chi punti? Rabiot. Magari ancora Wea. Wea, e il Diz? L'ho visto emozionato. Il Diz, vabbè, fa il suo, fa bene. Fa il suo, sì, un giusto. Un po' tagliando tutte le partite, io spero anche fa quello che fanno tutti i ragazzi. Male, così vediamo che abbia carattere. Nessuna veramente, cioè, spero che faccia una partita male. Nessuna crash? Solito. Rabbio. No, dico il Diz, no, assolutamente no. No, non ti incazzare, però io ti sto chiedendo. Ragazzi, la next gen la sta distruggendo questa ragazza, cercate di fare punti perché Cristina deve reagire. Grazie mille, Cristina Colombo. Vai domani, vai a Salerno? No. Va bene, basta. Vabbè. Ciao, Cristina. Grazie Cristina, buon weekend. Ciao bella, ciao. Ciao Cristina. Allora, Dario Pellegrini, chiedevo a te se ci puoi dire la tua su questa operazione, anche su Thiago Jalò. Ricordiamolo, difensore portoghese e Lille, che è reduce da infortuni e legamenti qualche mese fa, però la Juve pare stia strappando all'Inter se il giocatore accetterà la destinazione bianconera, circa 3 milioni di euro. Non so, Dario, se ci vuoi fare il punto un attimo sul mercato, che dici? Dovrebbe essere 3,5. Oggi Fabrizio Romano ha riportato anche che dovrebbe essere 3,5. Beh, la curiosità potrebbe essere comunque che con i 700.000 di Huijsen e la futura rivendita di Cherubini, noi gli auguriamo di diventare un pilastro della Juve, ma se in futuro verrà rivenduto, ecco, la Juventus potrebbe averci preso essenzialmente Thiago Jalò con questa operazione. Vediamo se il giocatore darà l'ok definitivo. Al momento comunque ci sono trattative avanzate con i suoi agenti, per cui c'è molto ottimismo anche da parte della Juventus su questa questione, anche perché era un giocatore che Giuntoli stava seguendo e scontrandosi da anni con Ausilio, con gli scout di Ausilio, tant'è che prima che si facesse male, se vi ricordate, vi erano notizie di Diallo proprio all'Inter. Poi comunque c'era stata una promessa tra la dirigenza nerazzurra e l'entourage del giocatore di risentirsi poi in questi mesi per la fine del contratto del francese, poi eccoci qua, che Juventus si è inserita. Per quanto riguarda Huijsen, abbiamo sempre detto, ci siamo, penso, annoiati di sentire la parola programmazione in questi anni, ma io ritengo che una buona dirigenza sia anche quella che riesca a gestire benissimo l'imprevisto. Huijsen alla Roma non era qualcosa di assolutamente prevedibile, anche perché lo ha ammesso lo stesso Thiago Pinto poco prima di dare l'annuncio della risoluzione del contratto con la Roma, ovvero
nella situazione finanziaria per cui è il club capitolino, sono andati sull'opzione migliore, lo ha dichiarato anche Mourinho. Allo stesso tempo la Juventus, che voleva dare al Frosinone, riesce a guadagnarci una bella cifra, riesce a mettere le mani almeno sulla metà del cartellino, perché questa è una copia in prevendita un po' mascherata nei tempi moderni, su quella di un grande prospetto del calcio, di un ottimo prospetto del calcio italiano come Cherubini. Mi sembra una win-win situation gestita al meglio da Giuntoli, che se dovesse poi andare a ratificare anche Thiago Diallo, come stiamo dicendo, non saranno, ecco, il centrocampista di cui abbiamo paventato per mesi, però direi che a livello anche di presenza sul mercato la Juventus e Giuntoli Manna stanno incominciando ad essere bravi, funzionali e super, super presenti, efficaci. Francesca, capitolo centrocampisti, al momento la Juventus ha Locatelli, Rabiot, McKennie, Miretti e Nicolussi Caviglia al centro, intendo, non sugli esterni, sono 5 per 3 posti. Qualcuno dice, il grande dibattito, non andiamo a toccare quello che sta funzionando a livello di spogliatoio, tutti hanno le loro opportunità, tanto non avremo le coppe europee. Qualcun altro fa presente, insomma, dice attenzione, perché ora sta andando tutto bene, poi ti becchi 1-2 infortunati squalificati, pareggi 2 partite, ti trovi così e ti chiedi ma perché a gennaio non ho fatto nulla. La tua posizione più importante è tenere lo spogliatoio compatto così senza aggiungere, o vuoi un centrocampista? No, lo terrei compatto, anche perché non mi sta distruggendo. Non aggiungi nessuno, quindi dici, a meno di grandi occasioni non aggiungi nessuno. Esatto, a meno di grandi occasioni, non mi sta dispiacendo il centrocampo. Soprattutto quando abbiamo visto anche Nicolussi, che insomma... Domani gioca, ricordiamo che domani gioca perché Locatelli è squalificato. Maurizio, tu come la vedi? Qua vorrei fare un giro su tutti, e anche Dario, questo non gliel'ho chiesto. Tu come la vivi questa cosa del centrocampo? Un mese fa eravamo tutti sicuri, dopo Fagioli, Pogba, di almeno un acquisto, e oggi diciamo forse nessuno. Ma io sono molto d'accordo, l'altro giorno sono intervenuto, abbiamo fatto con Virginia... insieme a Giovanni Albanese, sono molto d'accordo con Giovanni quando dice che Mike col coso per la schiena, che sta facendo, cos'era? No, si è grattato la schiena con uno strumento strepitoso. Ma è normale sta cosa in diretta? No, siamo normale? Mi sembrava di essere tornati tanto al sabato sera dello esatto. La mamma di Ricky Joe all'improvviso. Maurizio, ma c'eri l'altro giorno con Ricky Joe o non c'eri? No, io ho fatto con Virginia l'altro giorno e... Lo so, abbiamo fatto un sabato con Ricky Joe ed è intervenuta pure la suocera, è un pomeriggio ovviamente. Ottimo. Se oggi non poteva purtroppo Ricky, vai pure, scusa. No, Maurizio, stavo dicendo, sono molto d'accordo, ero molto d'accordo con Giovanni quando diceva che in questo momento siamo riusciti a creare un gruppo veramente forte, coeso, con degli equilibri, con delle gerarchie e con tutta una serie di dinamiche di spogliatoio anche ben chiare, definite e precise, e l'inserimento probabilmente di un giocatore, almeno che non sia veramente un giocatore importante che potrebbe destabilizzare significativamente la qualità, potrebbe destabilizzare il gruppo. E quindi secondo me da questo punto di vista potremmo anche rimanere così. Certo, ci vorrebbe magari arrivasse un giocatore di qualità e forte, però in questo momento io sono sempre molto più convinto che il gruppo e la coesione che c'è in questa squadra sono da preservare. Virginia, ma mi spieghi che vuoi? Cioè, Virginia, ragazzi, sta studiando per gli esami. No, lo dico, sta studiando per gli esami. Quando la chiami per le 2, ti dice, guarda, se riesco, passo un'ora, perché sto studiando. Sabato pomeriggio è dalle 5, neanche quando non c'eravamo noi, che sta scrivendo, sta commentando qua, senza neanche entrare in diretta. Vuole la manina nello store di Juventus. Faccela vedere bene, Mike. Allora, analizziamo il prodotto. Se puoi fare da venditore per un minuto, aspetta, ti metto qua. Vai, vendici il prodotto. Amici Aurora, guarda qui. Ti puoi grattare la testa, guarda così, ti puoi grattare la schiena qui, la allunghi perché ci sono zone in cui la conformazione fisica non ti fa arrivare e ti gratti fino alla base del coccige. Si potrebbe, Massimo, faccio una battutaccia, si potrebbero fare anche le versioni senza dita, con un dito in meno, voglio dire, quindi... Allunga e telescopica. E quando ti dicono che la Juve vincerà lo scudetto... L'eleganza, ragazzi, l'eleganza.
Senti, prezzo finale, materiale di cui è fatto, insomma, se puoi dare gli ultimi dettagli. È plastica, maniglia ergonomica in acciaio telescopico. Mi voglio rovinare, amici Aurora. 1,50 euro e 50 centesimi vanno in beneficenza a Zampini. Okay. Allora, ragazzi, chi acquista il prodotto? Intanto sentiamo Nicole, grado di interesse per questo prodotto da 1 a 100? 0. 0 da 1 a 100, ho detto. Dario Pellegrini, grado di interesse? No, un interesse molto maggiore rispetto al centrocampista della Juventus, quindi direi 100. 100 per questo prodotto, Dario. Già uno gliel'hai venduto a 1,50. Ha sentito questo prezzo, Dario si è buttato lì. Maurizio, lo prenderesti? Io ne prenderei due per essere sicuro. Per 3 euro. Uno in macchina e uno fuori. Ma no, io infatti ne ho tre: uno a casa, uno al lavoro e un altro. Non mi ricordo dove, forse in ma si utilizzano anche, in due alla volta per una sorta di massaggio con due mani. No, cioè, beh, se hai due mani, puoi fare. Ma sì, ci sarà un corso, no, Mike, per imparare a usare due alla volta? È là che bravo Mike, è là che li sfondiamo. Noi vendiamo l'oggetto a 1,50, ma poi il corso a 350 euro. Francesca, dimmi se ti interessa il prodotto. Sì, assolutamente sì. Ci sono dei punti in cui veramente sono inarrivabili quando ti prude da qualche parte. Fantastico. Bene, un prodotto geniale, vuole uno, arrivano le ordinazioni. Poi ci sono anche vari design, per esempio, vedete, questa è la mano scheletrica, poi c'è anche quella lì con gli artigli dell'aquila, oppure con il graffio della tigre, i denti di squalo. Sono vari design a seconda del feticismo del singolo soggetto che lo acquista. Live allo sbando, questi sono i momenti più belli. Siamo stati serissimi, un'ora e mezzo a piangere, ragazzi, sempre a piangere per gli arbitri. Ragazzi, non c'è Federico Chiesa, miei cari, non c'è Esteban Cambiaso, come lo chiama qualcuno, non c'è Joao Cambiaso, come lo chiama qualcun altro, non c'è Locatelli. Qual è il più grave dei tre delle assenze? Qual è la più grave delle tre? Diciamo al femminile, accordiamo meglio, vai. Secondo me, in questo momento Cambiaso. Anche per me. Perché di fatto Juanito, Chiesa, c'è Ildiz che comunque è in ascesa. Juanito, lo so che lo vuoi il prodotto. Guarda mai come lo vuole Juanito. Sta facendo quello che dice, ora ti dico l'abbonamento, ma Juanito, quanto lo vuoi? Quanto lo vuoi quel prodotto, Juanito? Vai, scusami, Nicole, dicevi il più grave è Cambiaso. No, dicevo, gli altri faccio sono il sondaggio. Sostituibili. Vai. Cioè Chiesa c'è il Diz in ascesa, quindi avevamo già fai tutte rime? Fai tutte rime, promesso? Faccio anche la SMR, va? Chiesa il Diz in ascesa, vai, voglio tutte rime per analizzare gli effetti. Me ne raccolgo. Vai, devi farlo ormai, No, non sono in grado. Vai. E poi su Locatelli c'è Nicolussi, e qua non riesco a farla rima. No. Bello, è difficile. Comunque quando è entrato, poi soprattutto se è contro, appunto, vabbè, adesso non lo dico perché poi fanno la clip. Vabbè, una squadra che comunque non è una diretta concorrente per lo scudetto, ecco, ci sta. Però Cambiaso è in un momento strepitoso. Per me l'altro giorno è stato il migliore in campo, dallo stadio. Era dappertutto, veramente, a destra, a sinistra, al centro, e quindi secondo me è un elemento veramente molto importante per questa cosa parte, e non è facilissimo sostituirlo. Parte sondaggio, quale senso è la più grave? Locatelli, Chiesa, Cambiaso? Credo che tutti e tre abbiano un senso, perché Locatelli è sempre molto difficile da sostituire e Chiesa abbiamo visto gli strappi che fa e magari avrebbe dato il cambio il Dizio, al contrario, e sarebbe stato fondamentale secondo me averlo così. E Cambiaso sta giocando alla grande. Qual è la assenza più grave, Francesca? Allora, sono d'accordo su Cambiaso, Locatelli non è l'assenza più grave, sono indecisa, forse Cambiaso, però non sono molto d'accordo sul fatto che Chiesa sia sostituibile da Ildiz, perché quello che fa Chiesa in campo non lo fa, cioè no, non lo sta. Insostituibile Chiesa, ma Mike Fusco, chi è il più grave? Cambiaso. Dario Pellegrini e Maurizio Biggi, Maurizio Biggi 350 partite da arbitro in Serie A di basket. Vai, Dario. No, Locatelli Massimo, perché sai che secondo me è l'equilibratore di questa squadra, specialmente quando si tratta
di soffrire magari, e nonostante domani sia sempre una partita facile sulla carta, ci sarà bisogno anche di per soffrire. Per me Locatelli sarà una grave assenza. Trappolone domani, ragazzi, trappolone a Salerno dopo il 6-1, eh. E vai Maurizio Biggi. Muto. Esatto. Eccomi qua. No, lo ripeto, vai. Avevo detto Cambiaso e lo confermo, lo accendiamo. Che secondo me è un giocatore in questo momento veramente in una condizione atletica clamorosa. Poi ci dà imprevedibilità, secondo me. Un po', Kostic si è riposato, speriamo che torni in forma. Ealing l'abbiamo visto un po' in difficoltà, ma c'è. Allegri anche ha fatto bene a non aggravare la prestazione negativa, ha detto non giocava tanto, ci sta che giochi così, non sono errori suoi, si fa anche bene a fare così, secondo me. Quindi come ve l'aspettate, Dario, chiedo a te, ti aspetti UE a destra, Kostic sinistra, Nicolussi al centro, il Dizio di là? Mi aspetto semplicemente l'inserimento di Ildiz, UEA e Hans Nicolussi Caviglia, che tra l'altro è ex di giornata, quindi potrebbe anche trovare qualche soddisfazione secondo la vecchia legge. Clippate. Non mi aspetto niente di particolare. Guarda, l'assenza di Chiesa mi dispiace, perché forse i tempi potevano anche essere abbastanza maturi, non lo so, per un 3-4-2-1 si parla solamente di sensazioni, nessun tipo di notizia. Diciamo che mi sarebbe piaciuto vederlo, perché Chiesa, il Dis in questa forma era contro una squadra, ripeto, che non va sottovalutata, ma che, di cui vanno visti anche i dati, ovvero la peggior difesa con 36 gol, il secondo peggior attacco con 15 gol, era una carta da tentare. Ultima curiosità su Hans Nicolussi Caviglia, su di lui non ci sono, a dire la verità, grandi notizie di mercato, però ha cambiato agente, è finito il suo rapporto con Tullio Tinti e dovrebbe a breve comunicare anche il nuovo rappresentante. Ragazzi, lo avreste mai detto che avrebbe stravinto con la maggioranza assoluta al primo turno Cambiaso 56% su Locatelli 23% e Chiesa 20%? Siamo umorali, ragazzi. 3 mesi fa avreste detto che senza Chiesa non si può giocare un minuto, è rimasta Francesca a difendere Chiesa, ragazzi. No, no, anche beh, io Chiesa dico... l'altro giorno mi è piaciuto tantissimo. Fantastico. Io ho rivisto il Chiesa pre-infortunio, è stato straripante. Cioè, lui e Cambiaso... facevo fatica a dire che fosse il migliore, poi Cambiaso ha anche segnato e lo do a lui, però no, benissimo. Juanito si riferisce alle doti divinatorie di Dario Pellegrini, dice hanno tolto la quota autogol di Nicolussi Caviglia. Io non per spegnere entusiasmi e per citare... Ma quale entusiasmo? Qua non c'è entusiasmo. Mr. Wolf in Pulp Fiction, però voglio dire... abbiamo giocato contro la seconda squadra della Salernitana. Francesca, smettila di scrivere messaggi a te stessa mentre siamo in diretta. Mi avete beccato. Vai tranquillo, Mike. Scusa, Mike. No, dicevo, veramente sarà tutta un'altra partita e tutta un'altra squadra. Cioè, io non ho vergogna a dire che domani... Che c'hai, Dario? Che dici, Dario? Non ho capito. No, scusa Mike, finisci. No, vai, Dario, di, facciamo un po' di contatti. Alla fine recupera la Salernità, mi sembra che recuperi Fazio e Candreva, che sono due comunque presenze importanti. Ragione Mike, però per il resto gli manca anche Pirola e Castanos, che per questa squadra comunque sono due elementi importanti che hanno sempre giocato. Qui. Il portiere non c'ha Giroud in porta. Quindi c'è Fiorillo nuovamente. Ah, Fiorillo? Se non c'è Costillo c'è Fiorillo, e poi io credo che a Salerno con la Rechi pieno, secondo me non pieno di tifosi della Salernitana, esatto, una bella suddivisione, però non mi stupirei e non rimarrei deluso di un pareggio, voglio dire sinceramente. Non rimaresti deluso, però sì, deluso sì, no? Deluso... Cioè, benissimo, può capitare, può capitare come, secondo me, però no. Mike. No, Mike. No, io vi ripeto, io vedo troppi entusiasmi, testa al Frosinone per la Coppa Italia, che è il nostro vero obiettivo stagionale. No, cosa? Testa domani. Mi voglio restare a -2 fino allo scontro diretto. È il piano di Nicole, ragazzi, il patto scudetto.
di Nicole con i ragazzi, con Vlahovic, quando li vede lei dice questo, ragazzi. Certo, tutti i giorni. Ecco, prima di prenderne 6 era in un buonissimo momento, se si va a vedere soltanto il campionato, è una squadra che anche atleticamente ha degli ottimi dati, quindi no, non va sottovalutato. No, poi Salerno è il tifo, veramente uno dei migliori tifi, dei tifi più caldi sul serio della Serie A. Tornano Candreva e Fazio, come diceva Mister Noi, siamo nel panico da Candreva e Fazio, però è vero, perché noi guardiamo... Gli occhi fuori gioco. Avevano tante difficoltà l'altro giorno, e l'abbiamo visto, però la Salernitana ha messo in difficoltà il Milan, ha fatto punti con squadre importanti, insomma, se la sottovaluti non li fai, questa è la verità. Tu vai senza... Ma io credo che questa Juve non sottovaluti nessuno, cioè neanche dopo magari vittorie che possono portare molto entusiasmo, un po' di distrazione, già Allegri si vede, no, in conferenza come li prepara, cioè anche le parole di Cambiaso post partita, cioè mi fanno pensare che loro sono ben coscienti che vanno a fare un'altra partita domani diversa da quella in casa. Mettiamola così, forse gli episodi odierni, perché comunque vuoi non vuoi ne vieni interessato direttamente, anche se sei un giocatore della Juventus, potrebbero anche dare una motivazione in più. Durante l'ultima parte di campionato abbiamo visto anche questo, ci siamo lamentati tanto per dei torti arbitrali, ma comunque abbiamo visto anche dei ragazzi che hanno saputo reagire molto bene. Ha scritto Di Marco intanto sull'esultanza, ha detto esultato, sì, e tanto, ma senza insultare, senza gesti maleducati, ma no, figurati, assolutamente, ho gioito tanto per la vittoria, per lo spavento e pericolo scampato, e sport, è bello anche questo, è bello, lo faremo allora anche noi con grande piacere, faremo così, purtroppo è anche severo e crudele nei confronti di chi sta dall'altra parte, mi spiace se tutta questa gioia mi si è esplosa istintivamente davanti a Thomas Henry, ragazzi, è capitato, non l'ha fatta apposta, era lui davanti, che aveva appena sbagliato il rigore, lui è esultato casualmente davanti a lui, succede, piccolo. Ma sì, ragazzi, ha trovato lui davanti e ha detto grande, oddio, c'ho Henry davanti, poverino, ho sbagliato il rigore di pancia, sono sincero. Qualcuno dirà che non è una cosa bellissima, probabilmente ha ragione, ma non volevo offendere nessuno. Al fischio finale, ancora prima di festeggiare, sono andato ad abbracciarlo, e la stessa cosa ho fatto negli spogliatoi dopo la partita con i miei ex compagni. Questo è lo sport, si vince, si perde, si esulta, si piange, alla fine ci si abbraccia. I moralisti dicono che si dà comitate, cazzotti. Criticate pure, ma guardate tutto quello che accade in campo, non solo quello vi fa comodo, grazie, vabbè, insomma, così è così, diciamo, come risposta, poi, insomma, poco male, allora, e, altri spunti su domani? Dario, Maurizio, Francesca, Nicole, Mike, Fusco? Chi arbitra domani? Non so, non lo so, non è roba per noi. No, ho fatto una battuta. A parte no, però chi arbitra? Possiamo pure parlarne. C'è Guido. Guido. No, dottore Annunziato. Scusa, dopo il Ligure, arbitrarci in Genoa Juve. Dopo il Laziale ad arbitrarci in Frosinone Juve, c'è da mandare il Campano ad arbitrarci in Salernitana Juve. Perché ricordiamo, la territorialità è caduta solo però quando si gioca contro la Juventus. Quanto piange. Dottore Annunziato, vero Mike Guida? Sì. Di Pompei, ancora più vicino a Salerno, e poi della sezione di Torre Annunziata. Quanto piange, mamma mia. Allora, perché una volta va bene, due capitani, ma tre una presa per il culo, cioè è un mese che hanno tolto la territorialità. Oh, Genova, Guida può essere il nostro Fabri. In trasferta ci mandano l'arbitro della regione per tutte e tre le trasferte. Guida, può essere tra l'altro, Guida è stato, avevo letto l'altro giorno, è stato appena inserito nella lista elite di Europa, quindi a livello di quindi come massa anche lui, come massa, inteso che anche massa è stato un abito elite di Champions. Sarà sozza per Inter Juve? No, ma è vero, è milanese, molto in auge, non è una battuta, dico, che dici? Orsato? Prevedi Orsato, Maurizio? Prevedo Orsato e compriamo Pjanic a metà stagione. Secondo me sarebbe ideale. Solo per giocare quella partita. Ma dove sta stagione ancora Pjanic? Non era il Galatasaray? No, dov'era? Non era andato in Turchia, no, Dario? Chat che siete esperti in... No, Pjanic pensi negli Emirati o in Qatar, se non mi sbaglio. Credo di sì. Ma sì, Instagram penso sia è tutto uguale, no? Galatasaray, Emirati, Qatar, che vi frega, no? Giusto, no, lui in Arabia, quattro nazioni diverse. Secondo me, Pjanic di adesso farebbe la differenza in Serie A. Pjanic di adesso, Massimo, io guardo l'Empoli, non guardo dove gioca Pjanic. Scusami, Maurizio, allora ti invito a guardare insieme. Io sto a un quarto d'ora da Empoli, ci guardiamo l'Empoli una volta tutti insieme.
Adesso se vengo in Toscana un giorno per la pallacanestro ti chiamo, allora dai, va bene. Allora, ben ragazzi, bene. Stefano Maffei, da Alassio che vi seguo, e Maurizio Biggi non ha sbagliato una parola. Solita bella trasmissione del sabato, buona serata Stefano Maffei and son, erano a Torino la presentazione, grande Stefano, sempre presente, Eventibus, un po' ovunque ragazzi, non hai sbagliato una Stefano. Parola. L'ho conosciuto, ci siamo conosciuti l'anno scorso all'Eventibus a Milano. Che tipo di rapporto c'è tra voi, l'amicizia reale o piuttosto? No, io ogni tanto gli bonifico 5 euro e lui scrive queste cose. Vabbè, ci sono d'accordo. Solito Juventino. Allora ragazzi, vabbè dai, ci siamo. Dario, Stanis La Rochelle è a 10 minuti da Empoli. Sarete mica con paesani? Se ci scrivi da dove viene, si valuta se siamo consanguini, perché qui siamo talmente piccoli che con paesani e consanguinei. Esatto, ma anche la villa dove ci fa la event manager dopo lo... come si chiama quello underscore, giusto, Francesca Mascolo underscore event manager Francesca è lì a Empoli, no? Vinci, dov'è? Vinci. Vuoi ridire il nome, vuoi ridire qualcosa della villa, pubblicità? No, non abbiamo bisogno di pubblicità. Non abbiamo bisogno di pubblicità, è sempre la simpatia, ricordatevelo. Anzi, dove... dobbiamo fare una certa la fa da sola, dove alberga la simpatia. E guarda, data un po' in questa considerazione di Francesco ci ho visto una frecciatina Mike per la pubblicità della manina, attenzione, adesso la rivedremo al VAR, rivedremo la puntata, ma secondo me ci ho visto una frecciatina. Allora, Under New Management sta a 20 minuti da Empoli, ragazzi, ma quando ve l'organizzate, sì, Dario, sta presentazione? Ma lo vedi quanti compaesani ti porta a vedere le trasmissioni? Sì, è vero, però mi pare che tu dormicchi e non organizzi una presentazione lì a Empoli e a Firenze. Io la voglio fare a Firenze, ma nessuno di voi ha il coraggio di trovarmi una location, che devo fare io? Lavoriamo, se Francesca mi dà location, lavoriamo. L'evento vero è a Firenze. Ti do ufficialmente l'ok. Ma sarebbe perfetto, no? Alla fine è al centro dell'Italia, dovrebbe essere facilmente raggiungibile per più o meno tutti. Dovremmo organizzare un po' alcune questioni logistiche del tipo la scorta, queste cose qua, ma... Però è pure stimolante. Sì. Non portiamo pistole, cose del genere, siamo tranquilli ragazzi, se c'è la scorta è meglio far fare a loro. Allora, nato a Pisa e vivente a Livorno, sono in incognito. Da Dunpa Mastro ci sta parlando di sé, giustamente ci vuole raccontare. Allora, Maurizio Biggi è l'unica persona equilibrata e competente di questo becero canale, ma che vuoi? Ciascuno è suo, esatto, è tutti i vecchi Biggi. Ah, nemmeno della puntata, del canale proprio, esatto. Allora, i toscani hanno devastato questo paese, questa è l'unica cosa certa. Allora, Volterra presente, Angus JTV, Francesca, Volterra presente. Ma io con i nick non li riconosco, a parte che non ci sto più da una vita, però se mi dici nome e cognome magari. Angus JTV, è il tuo nome e cognome vero, Angus JTV? Vediamo se ci risponde Angus JTV, io ho fatto una domanda legittima, Siete juventini, non vorrete sapere. Vicino a Vinci c'era una grande artista, Elena Prosperi. Bei posti e pieno di juventini, dice Francesco Finocchiaro. Costantin dice sono a 30 minuti da Nicole. A Villa di Anella potrei andarci a piedi, dice Stanis La Rochelle. Vai a prenderti sto caffè per informarti quando c'è. Vieni. Certo, non c'è. Ci sono sempre, quindi. A Firenze rischi, l'ho già detto, è quello che voglio finire da martire a Firenze e voi mi ricorderete con apposite strutture, però di livello, ripeto, non il campetto dei ragazzini. E faremo anche una maglia celebrativa. Bravo, che venderà Juventus con Manina, ragazzi. Bologna o Parma Nicole deve organizzare e con Franco Ferrarini li metto in contatto ora. A Bologna abbiamo qualche contatto, vedremo cosa fare. Bella la presentazione a Firenze. Eccoci qua. L'esultanza era perché hanno avuto i soldi dalla società, è arrivato uno stipendio, dice Silver. E sono impazziti. Vabbè, dai, ragazzi, allora, esatto. I toscani hanno devastato questo paese, questo lo devi scrivere, per favore. Solo lì finisce, ce l'hai tutta? È solo quei due secondi, io ce l'hai tutta? Solo quei due secondi, 4 secondi. Ok.
Pietro Sermonti, che peraltro è intervenuto nel libro Juventus, un'ossessione italiana, va a chiudere il libro, giusto? Possiamo dirlo serenamente. Stadium, ragazzi, io vorrei lo stadium, sono sincero. Oppure la curva non pretendo tanto, ma una tribunetta VIP, sai, una cosa un po' da Roma Nord, no? Una tribunetta VIP dedicata a me, mi piace anche un piccolo angoletto, no? Dove c'è un piccolo buffet. Una skybox. Sì, bravo, un mini skybox, 6x6 posti, però col mio... Alle OGR pure potremmo fare un luogo piccolo appartato. Toscana ne faremo tante, Mattia, ne faremo tante, scherzi a parte, le sto organizzando, sto cominciando a organizzare ora, lo dico anche seriamente a chi ha club o interessato, qualcuno mi contatti ora, perché è il momento che organizzo le varie presentazioni di gennaio, febbraio, marzo. Vabbè, ragazzi miei cari, la zampinassa invece che la continassa, è bello zampinassa. Insomma, non suona benissimo. No, zampinassa è bello. Sembra un po', non so, una cosa tipo brasiliana, tipo la cacciassa. Allora, ragazzi, ho regalato il libro a mio padre, primo juventino in una famiglia di napolisti. Grandissimo, grandissimo. Vabbè, dai, ragazzi miei, direi di salutarci pian piano. I programmi per la serata, ultima teniamo Nicole. E come sempre, Mike Fusco, cosa mangi? Ora di solito chiama Anna Maria e chiede cosa hai cucinato là, perché lei... No, lo sapevo, mi sono dimenticato. Non glielo puoi chiedere? Madonna. Facci sentire però, e non mettere muto. Facci sentire, urla un po'. Vogliamo sapere che si mangia. Madonna, che burbero. Fiedini. Eh? Fiedini. Spiedini. Fienili? Spiedini di pollo. Spiedini e tacchino. Pollo e tacchino. Ah, però. Souvlaki li chiamiamo noi greci. E programma quindi spiedini e basta. Cos'è, una dieta, Mike, oppure? Ma no, tendenzialmente abbiamo mangiato primo a pranzo e poi mangiamo sì, vinello? Sì. Sì. Vabbè. Mike, veramente non convinto, come non convinto, devo valutare una volta seduto a tavola un po' la situazione. Bene, Maurizio Bigi, 350 partite d'arbitro di Serie A, serata. Viasiba, ragazzi, è ancora qua. C'è un aperto libero nel pomeriggio, Viasiba. Ma vedrete, quando le dirò, ma lunedì alle 2 ci sei, mi dirà, guarda, purtroppo devo studiare, magari passo 12 minuti a fine trasmissione. E poi se viene in live, twitta, giusto? Ah, hai fatto caso, hai fatto caso ieri. Cosa ha combinato Virginia? Chissà quanti tweet ha fatto. Chi va a controllare in quest'ora e mezzo quanti tweet ha fatto Virginia? Grazie. Allora, Maurizio Biggi, 350 partite d'arbitro Serie A il sabato sera. Allora, io sono appena rientrato da una 4 giorni, avevamo un torneo giovanile, quindi sono stato 4 giorni fuori a mangiare in maniera da atleta, anche se non lo sono più, e quindi stasera pizza gourmet. Pizza sì. Gourmet gol. Io pizza normale invece. Alla danda. Bravo, ma non ci vado da un mese, mi manca. Per il compleanno della Bea. Ma ragazzi, ma è un sogno il compleanno della Bea. Vai che non abbiamo un tanti auguri da mettere così, Nicola clippa e glielo mostra stasera un qualcosa. Facciamo alla Bea, ragazzi. Vedo un attimo. Sì, però Mike, un po' di entusiasmo, mi pare Cristina Colombo quando la Next Gen perde una partita. Svegliati un po', Mike, veramente, cioè reagisci pure tu. Allora, vabbè, vediamo se ci sono gli auguri per la Bea. Corner, Mike, dici se dobbiamo... Corner, ci abbiamo anche da mangiare. E brindisi. No, non lo dite, però siete venuti oggi per mangiare, no per la conferenza e domanda del Frosino della partita, niente, frega niente a nessuno. Siete venuti per il panettone. Cioè, vi aspettiamo dietro. Tanti auguri alla Bea con Massimiliano Allegri. Mike è una specie di archivio vivente. Alla danda! Tu invece dove vai, Maurizio? Io a casa, pizza da sport, mangiavo a casa. Ah, guardando cosa? Guardando la TV, spaparanzato sul divano a guardarti qualcosa? Sì, stasera sì. Vorrei vedere il basket, ma siccome sono stato via 4 giorni, stasera tocca vedere un film. Quindi vediamo cosa... Ah, perché tu devi espiare, quando stai fuori dei giorni ti tocca vedere un film. Certo, poi mia moglie mi costringe, insomma, ovviamente devo espiare, quindi. A ciascuno il suo insiste, unico grande esperto di pizza di questo becero canale, dice Maurizio Biggi, giustamente lo so bene. E Dario Pellegrini, a serata di Dario Pellegrini a Empoli.
Ma guarda, mi ha appena scritto un mio amico, bro, dove andiamo a cena? Quindi ancora è tutto... No, ma voi maschi non vi... Cioè, ma voi maschi non vi organizzate mai, cioè, siete una roba... No, all'ultimo. Cioè, vedo anche mio fratello, ma come fai a prenotare all'ultimo? Magari non c'è posto. Ma non, infatti poi ti arrabbi perché non ti prenoti, qualcuno si deve prendere la colpa, è quello il giochino del sabato sera. Allora, ma tu sarai Nicole solo con la Bea o con amici vari? No, ci sono anche amici, c'è il fidanzato della Bea, gli amici del fidanzato della Bea. Aia, ormai non ti si fila più perché stai col fidanzato, non ti chiama sì, più. Sì, esatto, infatti non vado alla danna da un mese, Max. Brutta situazione, devo parlare con la Bea, ragazzi, trattatemi bene Nicole, io devo parlare con la Bea. Francesca Mascolo, ti chiedo, io provo ancora a chiedertelo, poi vedrai tu, hai voglia di dirci cosa fai stasera? No, ovviamente no, perché se c'è, quando c'è la simpatia c'è tutto, ragazzi. Io ti leggo come Joshua, c'è il Covid, un bocca al lupo a te e ai tantissimi che sono a casa con Covid, influenza o chi anche con cose peggiori, ragazzi, sempre quando possiamo cerchiamo di tirarci sul morale anche per un paio d'ore, anche di sabato, anche all'Epifania. Miei cari, Nicole Tosi, Mike Fusco, Francesca Mascolo, Maurizio Biggi, 350 partite d'arbitro di Serie A, Dario Pellegrini, prima c'era perfino Cristina Colombo, ragazzi, aiutiamola perché la Next Gen non la sta aiutando, ragazzi, non sta vivendo bene. Cosa mai? Come chi è Bea? È l'amica di Nicole con cui va alla danda tutti i sabati. Cioè, andava. Aia, Francesca, metti in una piaga. Qualche mese fa era così, poi ha trovato l'amore, ciao. Ai. Ma ci piace lui? Nicole, parliamo, io te l'ho già chiesto, ci piace lui? Sì, almeno quello sì. Nicole, e gli amici di lui? Niente, già provato uno, ma niente. Come già provato uno? No, scusa, Massimo. Ma qua si riapre la live. Aspetta, ricominciamo. Prendo l'agenda, scrivo. Aspetta un attimo, ferma tutto qua, che si sta riaprendo la live. Al 98esimo, neanche il rigore per il Verona oggi. Vai, allora. È una cosa vecchia, ormai già mesi fa. Lei è fidanzata da marzo, credo. Sì, marzo. Quindi ad aprile sono uscita con uno dei single, è quasi l'unico single, ma è andata bene. Tra l'altro è interista, cioè, sono tutti interisti. No, no, no. Ma ti giuro, sono circondata da... Non ne trovo uno juventino, quindi... Vabbè. Beh, però qua in chat ne hai tanti, guarda, c'è Buildings. Ho capito, ma mica abitano qua vicino. Ogni volta ti portiamo Buildings al Birraro alle 7:30. Tra l'altro ha messo pure su Instagram una storia con Frattesi oggi, ce l'ho pure vista, questo qua. Vabbè. Ma il fidanzato di Bea, com'è? Interista? Non segue il calcio. Ah, ok, meglio. Ottimo, meglio così. Meglio così. No. Ma no, Buildings non va bene. Buildings è un mio pupillo come Nicole. Cioè, io siete una coppia di mini pupilli. Non si può fare. Così mi metti in imbarazzo. Dai, è non è male, Torino Buildings. Lui, no? Sta Torino. Sì. Però è un bel pischello, Buildings, bel pischello. No, ti porta l'estate in Grecia. No, non è così comodo per me. Le partite ci vengo, mica... Buildings, si sposta lui. Ma sì, ma se no per un po'. A posto. Guardate Buildings, che signore. Buildings non ha mai seguito il calcio fino a quando Nicole Tosi è venuta qui da noi. Non sa di cosa stiamo parlando, ma ci guarda tutti i santi giorni, ragazzi, tutti a Carpathos. Buildings, facci sapere se vai a Carpathos quest'estate. Nicole, dici perché non è andata con l'amico di Bea. Interista, te l'ha detto, interista. Anche per... non solo per quello, dai, non sono così prevenuta, infatti ci sono uscita. Ma mi dava l'idea di uno poco serio. Ai. Ma più serio o meno di Romeo? Romeo non ci sono mai uscita, non posso giudicare, Francia. C'era connessione tra la serietà e la fede di Fifo? Secondo me sì. Ma tipo ti veniva a esultare in faccia quando succedeva qualcosa di brutto? Era così lui alla No. Questo non lo facevo. Mi sembrava un po' superficiale, un po' così poco onesto, però persona onesta. Cioè, onestissimo, perché diciamo, purtroppo piaccia o non piaccia, ci sono le categorie. Ecco, al primo appuntamento era vestito di bianco, magari con uno smoking bianco, certo, smoking bianco si è presentato. Ma ti ha fatto fare anche un corso per diventare, cioè, perché un interista, chi frequenta un'intervista deve fare il corso. Valori.
Dire, corso di valori, no, di principi. Fortunatamente quindi... no, due uscite erano troppo poche, però magari me l'avrebbe fatto fare. No, chi è meglio so. Così. Dai, quindi serata con la Bea e gli amici, ci sarà pure l'interista stasera? Eh certo, sì. Aia, attenzione alle stelle oppure avete un buon rapporto? Diciamo indifferenza. Cazzo, brutto. No, nel senso, ma sì. Cioè, ma vi salutate sì, oppure nemmeno quello? Come? Vi salutate o nemmeno quello? Sì, 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 ci salutiamo. Ah. L'educazione prima di tutto. Ok. E ti darebbe fastidio se questa sera facessi un po' lo scemotto con un'altra? No, affatto. Può fare quello che vuole. Anche sul tacco in faccia. Esatto, ma gli altri... Basta che... Mi dà più fastidio quando mette le storie sull'Inter. Pensa che si deve sorbire tutte le mie storie sulla Juve. Ma non potresti non seguirlo, sì. Se no? Sì, ma tagliare l'amicizia sembra che me ne freghi qualcosa. Vero, 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 ci sta, mai dare troppa... importanza al fratello interista, ragazzi, che non se l'è giocata bene la chance, mentre Buildings se la giocherà alla grande. Buildings, non mi tradire. Senti, io prima di andare una domanda, qualcuno di voi martedì prossimo è a vedere il Sassuolo? Di martedì no. Sera alle 20:45 no. E tra 10 giorni, lo diciamo. Esatto, andrò io, va bene. Martedì. I miei cugini vanno giovedì, ma io giochiamo di martedì. Allora ragazzi, fermi tutti, i cugini Nicoltosi vanno a vedere Juve Frosinone di Coppa, la notizia, sì. Secondo Dario, tu che sei sempre sul pezzo da giornalista, è una notizia rilevante secondo te, abbastanza da prima pagina oppure può andare in un trafiletto in fondo? I cugini, per me, noi sappiamo... Secondo me dovresti metterla come descrizione del video su YouTube, poi però non voglio mettere... Sì, cioè, esatto. Nicoltosi, i miei cugini vanno col Frosinone. Esatto. Però non voglio fare delle pressioni, però ecco la mia visione personale. Mi pare la famiglia Tosi è sempre presente, insomma, dove gioca la Juve. Mio fratello in trasferta, io a Torino, pure i miei cugini. In qualche modo ci siamo. Allora, Buildings, voglio un gesto da parte tua. Buildings, una volta voglio che con educazione, carino, tu vada a trovare assolutamente in autonomia, senza mettere pressione, Nicole a Parma. E per una cena insieme anche con la Bea, col fidanzato, cioè tranquillamente, niente che le metta pressione, però un piccolo gesto. Quanto è Torino-Parma? 2 ore e un quarto. Dai, su ragazzi, ti prendi un alberghettino. Perché tranquillo. Io sono tra Parma e Piacenza. Se vuoi, ti passiamo anche l'andare con un amico, non è una cosa, voglio dire, non stiamo organizzando una cosa a due, è una cosa carina per conoscersi, chiacchierare e divertirsi. Voglio notizie, Buildings, di questa cosa. Uscire anche a Fidenza, Massimo, si può uscire anche a Fidenza, è 20 minuti esatto. Meno. Quindi... Dall'outlet. Consigli così. Potremmo anche fare una diretta di Buildings che va verso Parma e chiacchiera con noi. Beh, lì è format geniale, ragazzi, come era Milano-Roma, ve lo ricordate? 2 ore così. Massimo, io devo scappare perché devo andare a comprare la pizza. Giusto, giusto, ma non te la portano a casa? No, vado a prenderla io, ce l'ho qua di fronte alla pizzeria, quindi... Vado io. Che pizza prendi, Maurizio? Scusa, è importante. Cioè, fanno una pizza con me, prendiamo la Diavola Special che è con lo zola e il salamino piccante, e l'altra col parmigiano e il tartufo. Bella, che luridi che siete, bellissimi. Stasera, lo dico a Mike, beviamo un double S dei feudi di San Gregorio. Oh. Con pizza, però. Certo, con la pizza, ci mancherebbe. Vuol dire, si abbina perfettamente. Bello Zampini incontri. Vediamo un po', ragazzi. Direi che ora di salutarci perché sennò non si arriva da festeggiare la Bea come merita. Miei cari Nicoltosi, Mike Fusco, Dario Pellegrini. Ciao Dario, grazie. Maurizio Biggi, Francesco Masi. Grazie. Prima ciao. C'era Cristina Colombo, ragazzi. Speriamo nella Next Gen ci tiri su il morale di Cristina. Ragazzi, niente, poche lagne. Sulla testa, forza Juve, a domani a Salerno. Ciao, ragazzi. Ciao. Ciao.